Zio? Team Buck invece vince il torneo, salite su raga. Ti stavi strozzando col ghiacciolo, Bart. Ti ho visto in difficoltà. E ti sto continuando a vedere in difficoltà. Marello. Sta staccando tutto. Ragazzi, non è che devono scaldarsi ancora. Hanno giocato 20 partite. Possiamo, secondo me possiamo iniziare sul campo 2. Cioè, giocano da 2 giorni. Allora, se me lo chiede con questa gentilezza Busacca, li facciamo scaldare ancora un po'. Io intanto volevo premiare appunto l'Under 15 che è anche Memorial Bottacin. Per chi non lo conoscesse, Bottacin era un dirigente di Vigevano, un mio grande caro amico, una persona che stimava molto sia me che il torneo al campetto e quindi ci tengo particolarmente a questo premio e sono molto contento di darlo a questi ragazzi che hanno dato tutto in campo e anche secondo i classificati. Spero che vi siate divertiti e che avete passato tutti una bella giornata insieme a noi. Vi chiedo un applauso per il mio amico Gianluca. Al quale ovviamente ci accodiamo tutti. Adesso birrino per tutti, solo che siete minorenni, quindi. Sono minorenni, non metterli sulla cattiva strada, Varzo. Tutti insieme, Iverson, Iverson. Fabietto Sacchi che cerca Luca Marchese, è qua, nascosto lì.
punto, non siete al campo 4, persa tavolino. Barzo, dove sei, Barzo?
Allora abbiamo un altro grande ospite, come ormai da tradizione del torneo del campetto. Abbiamo Francesca Zara, pluricampionessa italiana e seconda giocatrice della WNBA e soprattutto seconda giocatrice italiana in WNBA, ma soprattutto vincitrice di un Eurolega in Russia. E allora, intanto Francesca, benvenuta. Grazie di essere qui con noi. Allora, intanto tu hai avuto un'esperienza incredibile, arrivi dal Veneto, ma poi è un po' qui vicino, no? Che ti sei concretizzata. Sì, sono nata in Veneto e poi però diciamo gli anni dove sono cresciuta maggiormente sono stati 8 anni a Como e poi ho iniziato a viaggiare ovunque. Esatto. Allora, cosa ti ha formato maggiormente qui a Como, perché dove hai vinto i 5 titoli italiani, e prima poi di fare il grande passo, per, insomma, ti sentivi di farlo grazie a che cosa che ti sei portata via dalla tua esperienza comasca? Allora sì, Como mi ha... Intanto ci sono tanti tifosi, lo diciamo per chi ci segue... fatto anche il playoff in WNBA, quindi per non farti mancare niente, giustamente. Dici, vabbè, la faccio fino in fondo questa esperienza. Posso dire una cosa? Io certo. sono nata al campetto. Cioè, questo certo. Sì, campetto proprio dove sono nata, ci andavo sempre, giocavo sempre con i ragazzi ed è lì che provavo tutto quello che vedevo in NBA. Provavo. Quindi per me il basket, quello puro, è campetto. Se no non saresti qui, non ci sono dubbi da questo punto di vista. E poi, vabbè, dopo l'esperienza americana, torni in Europa, San Pietroburgo, ed è lì che ti porti a casa l'Eurolega. Insomma, uno dei trofei più ambiti per un giocatore. Sì, era Mosca. Mosca, giusto? E vabbè, la squadra era illegale, perché come compagni di squadra avevo Subird, che si è appena ritirato, Taurasi, Jackson, quindi era... Però bisogna mettersi del proprio, perché abbiamo imparato che nulla è scontato, né i budget né i grandi giocatori, ci deve essere anche dell'altro. No, assolutamente, ma anche solo andare fuori a giocare, insomma, non è banale. Ho sempre cercato questi stimoli, non è semplice allenarsi con giocatrici di questo livello, però ti danno la possibilità di crescere day by day, quindi per me è stata una grande esperienza. E dopo essere arrivata al top, quindi WNBA, Eurolega, hai scelto di tornare in Italia per far crescere giovani talenti, per trovare nuove Francesca in giro per il nostro paese, giusto? No, sicuramente l'idea è quella di rimanere nell'ambiente. Mi piace molto lavorare con i giovani e cerco di portare la mia esperienza, di farli crescere. E ora sto cercando di sviluppare questo percorso e di formarmi in quel senso. Qui davanti a noi c'è un esempio di bellino e quindi sia di lavorare fisicamente ma anche tecnicamente. Quindi qui nel breve dove possiamo dire eventualmente dove potremmo immaginare di trovarti? Al campetto? Ok, sì, ok. Certo. Ed è qui che crescerai nuovi talenti, scoprirai e aiuterai a crescere. Speriamo. E allora grazie Francesca Zara, grazie che è venuta a voi. Trovarci. E quindi fa balla luce, si dice a Milano. Stai attenta, che qui ce n'è qualcuno interessante. Grazie a voi, davvero in bocca al lupo che deve giocare. Grazie. Ciao.
Intanto io torno con la cronaca sul campo numero 2, dove il Milano in maglia bianca stanno sfidando i Team Up in maglia rossa. Siamo live intanto sulla pagina Facebook e su YouTube di 3x3 Italia. Bello, eh? C'è anche Sara Caudo con noi. Vuoi dire qualcosa, Sara? No, meglio di no. No, non vuole dire niente. Ho perso la voce, quindi va bene così. Va bene così. Sul campo 2, quello che vedono da casa. Team Up in maglia rossa e Court Milano in maglia bianca. Intanto diamo i prossimi match di quarti di finale. Sul campo numero 1 All Star sfiderà Toy Boys e sul campo numero 2 Joinville contro Avvofatti. Intanto è terminato l'incontro sul campo numero 2.
22-5. Partita a senso unico. E via, sotto un altro giro. Sono già pronti i Joinville. Contro gli Avvofatti, una delle squadre rivelazioni del torneo. Minchia, questo posto a bordo campo in paradiso. No, però con dietro il coso. Devo mettermi così, storto. Andiamo di premiazione intanto. Allora, under 13. Femminile, immagino. Ah, maschile, maschile, niente, come non detto. Under 13 maschile, Aurora NBA contro Orlando Tragic, nomi classici ormai nella storia dei tornei. Dove sono? Aurora sono arrivati primi, 19 la finale. Quindi prima Orlando Tragic. Dove sono gli Orlando Tragic? Sono spariti? Si sono dileguati, dati alla macchia. Eccoli, eccoli. Ah, ma sono tutti di Desio, c'hanno loro la maglia. Un derby. Andre, dove sei? Ah, ok, ok, c'è Alice. Fammi Alice. Venite, ragazzi. Orlando Tragic, venite qua davanti, ritirate il premio, maglia di Slam Dunk. Secondi al torneo Under 13. Se mi chiedi una firma te la faccio anche doppia. Vieni, fai la foto però, non te ne andare. Magari dritta dal lato giusto, grazie. Bravi Orlando Tragic, state su così poi facciamo la foto tutti insieme. Adesso salgono gli Aurora NBA, vincitori del torneo Under 13, che vincono la maglia Champions 2023, torneo il campetto. Raga, non troppo avanti, sennò finiamo di sotto. Non vogliamo feriti sulla coscienza. Insieme, insieme, foto insieme, alternatevi. Sono tutti della stessa squadra. Cioè,
un torneo fatto in casa questo. Mauro, ti dico solo che un ragazzino mi ha chiesto di firmargli una maglia. Forse pensa che sia io. No, adesso non fare il fenomeno. Ma digli che chi sei però, eh. Ma lo sa. Basta, ok, anche questa è andata. Andre, ci abbiamo altra gente da premiare? Premiamo tutti, eh. Dobbiamo premiare qualcun altro? Me e te. Possiamo autopremiarci? Esatto. Edo, ti vedo ciondolante, in grossa crisi. Zero a zero sul campo 2, siamo partiti, avvofatti che vanno avanti, questi ragazzi sono terribili, contro i Joinville dal Brasile, altro recupero. Cioè incredibile Barzo questa squadra, gli avvofatti. Sì. Cioè ognuno di loro pesa un terzo del loro avversario, eppure sono forti, sono in vantaggio. Bella palla questa, per Silva che appoggia l'1-1, è passato un minuto di gioco. Tecnicamente sono molto molto validi, ragazzi, i canturini. Parsiao fuori per Silva, corto. Il problema è che i Joinville sono un pelo grossi. Che palla! Che balla, magia di Enrique Reinert. Fade away, non va. Rimbalzo Joinville. Ancora Reinert. Attacca il centro. Altra giocata di talento del tedesco, come lo chiamano loro. Altra palla dentro, sbaglia Silva. Chi è che sta sfasciando la sedia? Ah, il boss Lel. Guarda che si rompe. Sì. Facciamo una prova? No. A 1 Joinville, la finta lo fa saltare, poi chiude con la mancina, non trova il canestro. Appena under di Parsiao, 4-1 Joinville, 7 minuti da giocare, arresto e tiro, rimbalzo di Parsiao, poi palla direttamente in tribuna. Thank you.
Adesso il tiro corto, rimbalzo di Silva, fuori per Henry, poi dentro ancora per Silva, virata, sbaglia da sotto, rimbalzo lungo. Virata, va su a inchiodare Leandro Silva, 5-1. Questa ce l'abbiamo, questa possiamo tagliarla. Virata, va su, Parsiao, anticipo il tedesco, la palla in qualche modo gli arriva, recupero della difesa, 6-1 per Joinville. Il piazzato non va. Si riparte, Silva, 6-1, vantaggio Joinville, la finta di Parsiao, va dentro, mamma mia, lo manda al bar, e però sbaglia. La giocata remix, bellissimo. Mancava solo la schiacciata alla Tracy McGrady, ma non ci arriva. Però ci arriverai. È una speranza e un augurio. 7-2. Attacca il centro, resto e tiro corto, rimbalzo di Parsiao. Fuori per Silva, ancora dentro dal lungo, fallo. Altro canestro per i Joinville. Fade away. Bel piazzato questo, 8-3. 4 minuti e 40 da giocare. Più 5 per chi ha palla in mano. No look dentro per Henry, che appoggia comodo. Il 9-3. Sotto lo sguardo vigile di Michele Busacca. Grande scopritore di talenti. Sguardo severo, direi anche. Sì, anche. Un po' giudicante. Rene, che palla in mezzo a due nella cruna di un ago. Questa neanche Fabio Sacchi la dice. Guardalo là. C'è anche il PIF, tra l'altro. Un saluto al PIF con la maglietta del volo.
Tra l'altro sul campo numero uno dovrebbero iniziare, eh? Dici, sarebbe anche ora. Silva sul 10-3, 3:43 da giocare. Reiner perde la palla, poi si aggancia. Cambia lato la palla, da due punti, non trova canestro. Palla fuori, 10-3. Va con tutto lo spazio del mondo, ha una prateria. E va fino al ferro, 10-4. Ci prova da fuori, non va. Da due, bomba di Silva, 12-4. Prova ad attaccare al fondo, aspetta il taglio. Deve consegnarla fuori. Due Parsiao, niente da fare. Rimbalzo lungo, 12-4. 8 punti di margine, sono tanti in questo gioco. Però ci provano ancora, lo manda al bar 2-3 volte. Chi è? Pavo. Renert dentro per Parsiao. Subisce fallo. Reinert da due, corto. Harry. Crossover, va al ferro. Facile, facile. 15-4. Stoppata. Bomba di Reinert. Bella giocata però, anticipata da Silva, 17-4, 1 minuto e 22, gara in controllo per Joinville, che muovono bene la palla per un tiro aperto di Silva, 19-4. Resta il tiro, bella giocata, 19-5, 58 secondi alla fine. Possiamo considerarlo garbage time. Diciannove-6. Silva per chiuderla, lungo. La risponde con la bomba, canestro, 19-8. Sotto le gambe Silva va su, 28, anche lo spettacolo sul campo 2, ci provano in tutti i modi gli avvocati. Finisce qui
Un grande applauso a entrambe le squadre, soprattutto nello specifico agli Avvofatti, un gruppo di diciottenni canturini che hanno fatto una grandissima prova, e poi vabbè anche i ragazzi brasiliani, ormai una certezza di questo tour, che passano alla semifinale. Intanto sul campo numero 2 possono entrare Underdogs e DKB per la prima semifinale femminile. Ragazze, in campo per la prima semifinale femminile, Underdogs contro DKB sul campo numero 2. Semifinale femminile sul campo 2, grazie.
Marchese, Marchese al palco, grazie. Marchese con urgenza. Semifinali? Sì, semifinali femminili. Semifinali femminili, poi semifinali maschili. Semifinali maschili, finale, finale. Sei? Bene, stiamo salendo in termini di ospiti perché giusto per il momento clou è arrivato l'ospite clou di questo torneo del campetto, Attilio Caia, ragazzi, uno dei più grandi allenatori italiani. Lo abbiamo qua. È un aficionados del nostro torneo del campetto perché sei qua spesso e volentieri. Allora Attilio, intanto un'altra stagione che ti ha visto presente tra gli allenatori del campionato di Serie A1, e con te volevo affrontare un pochettino l'ultima parte di questa stagione. È stata una stagione ovviamente molto lunga che ha visto alla fine le due squadre sicuramente più attrezzate, quelle che poi però hanno fatto più gare, e c'è stata anche una sorta non di polemica, però insomma un campanello d'allarme, di aiuto da parte di Nelly quando c'è stata l'ultima intervista, dove diceva: ragazzi, fateci fare la serie finale a 5 perché le stagioni diventano sempre più logoranti. Allora la prima domanda che ti voglio fare è: tu le hai viste vicino a me tutte le partite, quindi hai commentato queste finals e i playoff in generale, però parliamo delle finals anche perché i play, insomma, quarti e semifinali hanno fatto molto veloce. Come hai visto arrivare Milano e Bologna al termine di una stagione così lunga, così logorante e così difficile per entrambe? C'è da dire che il fatto che hanno finito prima la stagione europea li ha un po' agevolati, perché gli anni scorsi, quando Milano è andato in fondo alle Final Four di Eurolega, è arrivata veramente con il serbatoio vuoto. Bologna l'anno scorso, che è andata in fondo all'Eurocup, è arrivata con il serbatoio vuoto. Quest'anno, col fatto che non hanno fatto là, sono riuscite a fare un'ottima serie. Un'ottima serie perché obiettivamente diciamo che la stanchezza si è vista solo nell'ultima partita da parte di Bologna, che era veramente arrivata al capolinea. Però c'è anche da dire che è lo stesso discorso da Tome, che forse è un giocatore, un veterano, ha fatto la sua miglior partita, quindi la sua stanchezza non si è vista. Per il pubblico non si sente, alziamo un po' il microfono 2, no, così l'hai messo in muto, e abbassiamo magari un po' la musica. Sghe. Diciamo che da Tome gara 7 non ha sentito la stanchezza, è un veterano. E per il pubblico è stata una serie piacevole. Io ho avuto l'opportunità di seguirli con la cronaca da vicino sotto canestro. Ho visto veramente due squadre di Eurolega di alto livello. E è bello vederlo a 7 partite. Chi deve giocarla un po' meno, però devo dire che anche in Spagna la serie è a 5 partite, anche in Turchia la serie è a 5 partite, da altre parti la serie è a 5 partite. Forse sarebbe sufficiente ridurre a 5 partite le quarti di finale e semifinale invece di lasciare a 7, quindi 5 partite lì, poi la finale, veramente il livello è ottimo, secondo me ben venga le 7 partite. Ok, tu sei per il team 7. Invece quello che ti volevo dire, magari tante persone dicevano punteggi bassi vuol dire che sono stanchi,
secondo me, questo è il mio parere personale, punteggi bassi perché avevamo di fronte due delle migliori difese di gran parte anche dell'Eurolega, anche se quest'anno l'abbiamo visto poco. Punteggi bassi però solo nell'ultima partita, esatto. Perché nelle partite precedenti i punteggi erano alti e c'erano anche difese di alto livello. Vedere giocare Cordinier in difesa contro Shields era notevole, ogni canestro era sudato. La difesa di Hackett contro Napier è stata un'altra cosa di alto livello. La difesa di Heinz e Melli in certi momenti contro i lunghi o contro Bellinelli, perché poi Milano faceva la scelta di anticipare sempre Bellinelli, era una cosa di alto livello. Quindi secondo me sono tanti motivi tattici belli, piacevoli, che anche vederli al di là di essere tifoso di una squadra o dell'altra. Allora io ho visto un po' questa cosa, cioè fine stagione erano due squadre che arrivavano un po' tirate, nel senso che si aspettava altro da entrambe le tifoserie e l'idea poteva essere quella che chi avrebbe perso la finale scudetto avrebbe un po' buttato via la stagione. Tu come la vedi, Attilio? No, beh, è chiaro che la stagione di Milano è stata un po' sottotono per quanto riguarda la Coppa Italia e per quanto riguarda la prima parte di Eurolega. Poi possono essere dovute a diversi motivi, sicuramente gli infortuni che hanno avuto sono stati un handicap notevole, però la squadra è rimasta compatta, tant'è che poi ha fatto un girone di ritorno di Eurolega di alto livello con l'inserimento di Napier e il recupero di altri, quindi è arrivata insomma a giocarsi la finale, però insomma era una finale, diciamo alla fine rimane positiva per il campionato. Viceversa la Virtus era un esordiente in Eurolega, in qualità di esordiente ha uno scotto da pagare, perché i giocatori magari non sono abituati a giocare anche tre partite alla settimana, quindi essere fatto un'Eurolega dignitosa come lo è stata, sono stati finalisti di Coppa Italia, sono stati finalisti di campionato, finalisti assolutamente di buon livello, perché se è stata una finale la migliore degli ultimi 10 anni bisogna dar merito anche alla squadra altra finalista, e quindi direi che tutto sommato ha ampiamente la sufficienza per tutte e due. Assolutamente d'accordo. Ultima domanda, visto che ormai è un po' insomma sono sempre quelle due che arrivano alla fine. Vabbè, ma secondo te nel breve, non ti dico nell'immediato, però nel giro di 3 anni c'è qualcuno che può inserirsi in qualche nuova realtà, che ne so, dico Tortona in questo momento, che tra quelle sta un pochettino facendo un lavoro piano piano di alzare un pochettino l'asticella, ma oppure vedi che finora, a parte che questo è un po' il leitmotiv di tutte in Europa, dell'Europa, è vero, anche perché questo a Madrid, in Spagna c'è sempre Barca, Real, Olympiacos, Olympiacos contro Panathinaikos, esatto. Ecco, in Grecia ogni tanto c'è qualche però quest'anno si sono incrociati in semifinale, quindi è stato fuori un'altra. Allora, prima di tutto dipende, i budget sono molto importanti, i budget dipende Bologna, questo ridimensionamento che si preannuncia in che termini sarà, se sarà un ridimensionamento minimo oppure sarà accentuato, e di contro anche da capire Tortona col fatto che per la prima volta avrà una Coppa Europea, che aumento di budget potrà avere, perché adesso le distanze sono notevoli e lo dimostra il 3-0 anche della semifinale. Per riuscire a vincere e non ribaltare e non fare solo un 3-3 bisogna che aumenti molto una, diminuisca l'altra, e poi ci vuole abitudine, tanti giocatori abituati a queste partite. È chiaro che adesso Tortona comincerà a prendere Kyle Wills, un giocatore abituato a queste partite, però ci vogliono struttura, giocatori, allenatori, strutture abituate a queste, quindi nell'immediato direi ancora, se dovessi scommettere due soldi, sai, poi finché si parla come al bar vale tutto, si può dire tutto, certo. Se poi uno deve fare una scommessa magari coi soldi, dice beh insomma direi ancora queste due. Ultima roba, risposta sì o no, Scariolo rimane o no secondo te? Penso di no, penso che, di no, che possa andare al Real Madrid. Ok, e Kaya? Lo Kaya, vediamo l'anno prossimo? Sì, lo vediamo, è da 30 anni da 30 anni che ci siamo, dal 91 a Pavia, dal 94 a Roma in A1, prima o poi ci siamo. Benissimo, allora in bocca al lupo, grazie, grazie come grazie. Sempre a Attilio Kaya. Grazie a voi e complimenti per la manifestazione, Andrea, sempre un grande per questo
organizzazione per questa manifestazione veramente di alto livello. Io un po' di anni fa ne ho fatta uno simile a Porto Rotondo. Porto Rotondo col consorzio di Porto Rotondo, la location diciamo che era interessante, direi, però a livello tecnico non era così interessante. Questo siamo qualità. Grande qualità. Allora guardiamoci questa qualità, perché siamo in onda con la prima semifinale. Adesso passiamo a Barzo, che la stava seguendo, così ci aggiorna e così ce le guardiamo tutti a bordo. Ottimo. Campo come al forum. Piacere, grazie a te. Set 8-2 per DKB. Questa è la prima semi femminile. Taverna dentro la Colli. Rimbalzo di Bernardoni. Rimbalzo di Nori che va su, subisce fallo, andrà in lunetta. 8-2 il parziale, 5 minuti da giocare. Esce Taverna col pallone, tiene vivo il palleggio, consegna per Claudia Colli che attacca con la moto, fuori ancora per Alice Taverna da due, rimbalzo di Nori, Togliani, dentro da Flo, fallo, passi. Time out. Si riparte dall'8-2 di KB, 4 minuti e 43 da giocare. Ancora tutto aperto. Underdogs ora che attaccano con Claudia Colli, che non trova la via del canestro. Con spazio Anna Togliani. Bomba! 10-2. Colli attacca con la mancina, va su, stoppata, finisce giù Claudia Colli, sempre 10-2. È entrata anche Giullu Trianti che deve tirare allo scalere, 10-2. Fuori ancora per Anna Togliani, dentro da Flo, Iorente si gioca al post basso, va su, sbaglia, poi si prende il suo rimbalzo, segna un altro canestro, 11-2. Ha messo la freccia di KB, reduce dalla vittoria al torneo Armana, secondo master della stagione dopo l'opening di Napoli, vinto dalle improbabili di Napoli. Quarto master, scusate, me ne sono scordato uno. Dei miei, quelli che ho visto io, gli altri non esistono. Che non è master però, no.
Vabbè, niente, il quinto. Basta, basta. Vabbè. Erano quelli che avevo visto io, non gli altri. Vabbè, sono 5, comunque ok. 11-2. Arresto e tiro di Ilaria Bernardoni. Più 10, 12-2. Hanno messo già una bella pietra su questa partita. È arrivato anche Ricky Manelli che si sta girando furtivo a bordo campo. Attacca Colli, subisce fallo e va in lunetta. Segna il libero Claudia, 12-3. 3 minuti e 18 alla fine. Bernardoni dentro da Llorente, rovesciato. Ancora più 10, 13-3. Colli con le finte, ci prova da due punti, non va. Rimbalzo di Bernardoni. Llorente ancora per Ilaria, dentro da Licenori. Sfrutta il mismatch con Traianti, canestro di Alice. Applaude anche il press a bordo campo. Colli attacca al fondo, poi torna sui suoi passi, le finte, palla persa. Recupera Ila, dentro la Flo. Altra giocata in post basso, altro canestro, 15-3. Airball 2-24. Togliani aspetta il movimento delle compagne, arriva il blocco di Llorente, dentro dalla lunga. A seguire ci sarà la seconda semifinale tra Campas e FDC Pink. No, non è vero? Sì. Ah, team up. Mi hanno dato un'informazione sbagliata allora. Loro stesse, tra l'altro, bellissimo. Me l'hanno detto loro. Scadono i secondi. 2 minuti e 0-3, 15-3 per chi difende. Taverna, sidestep, tiro da 2, corto. Togliani dentro da Licenori. Le finte, attacca al fondo, tap out. Ila. Palleggi in mezzo alle gambe, vuole andare sul fondo. Poi con la virata aiutata anche dal ferro. 16-3, un minuto e mezzo. Una gara che ha avuto poca storia fin dalle prime battute. Si va dentro la Claudia Colli, canestro di Claude, 16-4, 1 minuto e 18, Togliani da 2, subito risponde con due punti, 18-4. Nori, il piazzato del 19-4. Togliani,
da 2, la chiuda qua, 21-4. Di KB in finale femminile. E ora siamo pronti per la seconda semi. Poi giocano i guys. I guys in tutti i sensi, perché la famiglia guys al plurale. Team up contro FDC Pink. In bianco già team up, in rosso FDC. Cambio di maglie ovviamente, perché non ci andavano bene.
Ma è Zicalala o Zicalala? Com'è? Com'è l'accento? Zicalala o Zicalala? Zicalala. Ok. Seconda semi femminile in maglia bianca, FDC Pink, in maglia rossa, Team Up 2. Ci siamo. Sara Crudo sta già cercando di corrompere Nico Invernizzi. Nico incorruttibile. L'ho allenato io. Grande Nico. Ci siamo. Primo possesso è per le bianche, ossia FDC Pink. Allora dammi un tuo pronostico, Barzo. Non si fanno i pronostici. Vabbè, così però non di cattiveria. Non possiamo farli. Cioè, se devi giocarci una birra. Non la gioco. Cioè, tu che non giochi la una bevo, birra. La bevo, la bevo. Esatto. E basta. Vabbè, io la metto qua la Viaggi Lunette, bravo. Nel dubbio. Viaggi ti Lunetta una birra per Sara Crudo. Canestro. Ce l'ha. Per Meriem Nasrawi. Rimbalzo di Crudo. Anticipo ancora di Meriem che attacca il fondo. Ce l'ha. Gancetto non va. Boccardo ancora da Crudo. Con la finta va fuori da Francesca Favaretto, corto. C'era il vento, c'era il vento. Ce l'ha, attacca il ferro. Fallo. Mamma mia che virata, oh. A bordo campo ancora Angela Damoli a osservare non solo le sue ragazze e per suo intendo di KB ma anche le possibili avversarie. Intanto canestro di Meriem Nasrawi per l'1-1. Ancora Nasrawi, l'uno contro uno con Crudo. Poi cerca il consegnato per Anna Bernardoni. Cioè abbiamo una specie di derby in famiglia potenziale. Qua. Cioè abbiamo due Bernardoni in due squadre diverse. Un derby quindi? Sì, esattamente, quello che ci piace sempre. Anche che oggi non ce ne sono stati. Oggi pochi. Siamo stati un po' sottotono da questo punto di vista. 2-1. Nell'inventarci derby. 2-1 e FDC intanto. Boccardo da 2. Dall'angolo non va, rimbalzo di Nasrawi.
ce l'ha. Però attenzione, questo, guarda le maglie, questo torneo è un derby dell'Olimpia Milano. Sono tutte squadre bianche contro le rosse, capito? Sempre, tra l'altro. Esatto, tutte le volte. Tutte le volte. È un caso? È non credo. Caso, non credo. Il giorno dopo, proprio. È così. È ancora più bello. Cioè, mi sa che quest'estate tutti i tornei dovranno avere divise bianco e rosse. No, perché invece ogni master quest'anno cambia colore della maglia. È molto bello perché così diventano collezionabili, visto che sul fronte della maglia c'è il logo del torneo. Ah, quindi poi anche rivendibili su eBay a dei prezzi clamorosi, come le scarpe della Lidl. Quello che faccio io poi alla fine. Bravo, ma lo sappiamo benissimo. Fai quello che vai ad elemosinare divise in bravo, tutti i tornei. Bravo, bravo, vedo che hai capito. 3-2 intanto, rimbalzo di Crudo. Fuori per Ale, Boccardo, non va la bomba, rimbalza ancora di Sara da sotto, fallo. Non segna, ma guadagna un viaggio in lunette. Comunque Giovanna Cela è in lizza per vincere il premio Best Chioma di questo torneo. Sempre. E lo dico io, quindi posso dirlo. Vabbè, ma lei sempre, cioè. Sì, sì, assolutamente. Non un caso che si faccia chiamare Belli Capelli. 3-3. Si riparte da zero, di fatto. Passati 2 minuti e mezzo. Cavuto, fa tutto il giro dell'area, poi va su, sbaglia, la rimbalzo per Nasrawi, fuori per Zika Lala che cade, finisce lì, passi. Grande sfida in questa gara tra Crudo e Nasrawi. Boccardo con spazio, mette a posto i piedi, va corto, Zika Lala per Cela. E prova ad attaccare, tentativo di furto di Favaretto. Grande difesa di Favaretto, eh. Grande pressione, si guadagna la rimessa. Grazie, grazie. È arrivata una maglia. Cioè, così, capito? Così, omaggio. Che spettacolo. Madonna, però così fa caldo. ma ci mancherebbe anche. Intanto Francesca Favaretto segna, il libero. 4-3. Grazie. Si partirà, bravo. Check team up. Nasrawi, grande potenza. 4 pari. Favaretto al ferro. Non viene aiutata dal ferro questa volta. Bernardoni, c'è un intruso. Ma se giocano in contemporanea, no? No, tutte di qua. Ovviamente come la seconda, lo so, lo sappiamo, non abbiamo ancora informazioni. Allora metteci prima che se per te mandiamo a Roma. Rimbalzo lungo di Bernardoni per Nasrawi da 2. Bomba di Meriem. 6-4, prova a rispondere Boccardo, corto, avanti team up di 2, 6-4, Zennaro per Boccardo, aspetta la palla, guarda Francesca Favaretto che non riesce a segnare la bomba, passo, poi il passaggio profondo, Nasrawi che move, però sbaglia, tap out, la palla è ancora per il team up, attacca con Zika Lala. Non arriva al canestro, palla fuori, Bernardoni fa saltare, la manda al bar, runner non va. Rimbalzo di Boccardo, da 2, Sdeng. Nasrawi ci prova ancora da 2, seconda bomba. Ah, ma giocatrice totale, segna anche da fuori, sotto canestro, giganteggia, insomma. E passa anche la palla. Stavo dicendo anche quello, adesso mi fa pure l'assist. Ha fatto tutto nelle ultime 3 giocate. Pentole e coperchi.
e stoviglie varie. 8-4. Vantaggio per chi attacca. Ce l'ha. Che reverse da sotto da parte di Cela. Boccardo sbaglia. 9-4, si allarga il gap in favore del team up, fa anche rima. Gap team up. Bernardoni per Nasrawi, che va a cercare fortuna in area, non la trova. Cambio per FDC. Time out rosso chiamato da team up. Esatto, infatti per non saperne leggere né scrivere, sull'unico campo libero stanno continuando a giocare partite di altri trofnei. Perché noi prima o poi finiremo di qua, ma dalle altre parti ovviamente andranno avanti fino a domani. Non finirà mai. Adesso che questo campo tra l'altro è fisso qua, vuoi che tutta questa settimana, per tutta l'estate, non ci siano tornei organizzati da Budri? Assolutamente. Meno di 5 minuti da giocare sul campo 2, che diventa poi per la fase finale il campo di riferimento, quello per la diretta. Salutiamo gli amici che ci seguono in diretta su Facebook e su YouTube. Possiamo leggere i commenti? Sarebbe bello, ma non bisognerebbe vedere una diretta e leggerli. Che poi arriverebbe in ritardo, noi li leggeremo dopo. Sarebbe molto in diretta, in ritardo, sì. Però sarebbe bello. Sì. Prossimo step, l'anno prossimo leggiamo, abbiamo qua un monitor di servizio, leggiamo i commenti, rispondiamo. Sarebbe molto bello. Nasrawi dal check, terza bomba della partita, mamma mia, come la sta dominando. Senza Favaretto. Ritmo questa, incredibile. Sì, sì, ma se lo dà da sola al ritmo, con la forza della mente. Undici-4. Scusa, cioè abbiamo visto un commento sulla diretta, c'è scritto il cronista è mio padre. Ma soprattutto chi? Quale dei due? Non so, io non sapevo di avere figli, però... Ma poi mi piace, cioè, c'è non uno so. Che si chiama Persona Bella. È umile. Ciao, sono quello con la bici arancione e la maglia arancione. Ciao, vabbè, lo salutiamo. Ma chi è? Ma che commenti sono? Soprattutto quello che scrive il cronista è mio padre, oggettivo, è Hack18, quindi sicuramente Hack18. Non sta riferendosi a me. E questo lo sai, ma Hack, ma potrebbe essere Hack, non è Hack. Eh sì, certo, Art Attack. Art Attack anche. Boh, vabbè. Però è tutto bellissimo. Sì, sì, straordinario. Tra l'altro con un ritardo di non so quanto tempo. Comunque 7-13 intanto. Il vantaggio di 13 è per le ragazze in maglia rossa, team up. Cerca di rosicchiare qualcosa la squadra bianca dell'FDC. Sto cercando di capire quanto siamo realmente in ritardo, però neanche tanto, perché siamo 13-7 anche qua.
Basta che guardi il tempo. Non c'è il tempo. Adesso quando inquadrano il cronometro. Ah, giusto. Adesso tipo? 3:40, un 15 secondi più o meno. Vabbè, pensavo peggio. Eh. 13:08. Quindi abbiamo anche il monitor di servizio, se volete scrivere nel frattempo, esatto. Noi vi leggiamo e vi salutiamo. Noi vi leggiamo, vi salutiamo, vi insultiamo, vi spogliamo. Ma no, non sentiamo nessuno noi. Anzi, loro possono insultarci, noi no. Loro possono insultarci. Ci stanno guardando in 10 persone, che già è sorprendente, direi. No, sorprendente perché immagino che tutto il resto delle persone che guardano questa partita sono qua, quindi... E quello con la bici arancione secondo me è qua lo stesso e sta guardando la partita. Dal telefono la sta guardando. Numero uno lui. In ritardo di 15 secondi. Intanto si gioca, 3 minuti alla fine, cela per Bernardoni che attacca il canestro, gliela porta via Boccardo. Zennaro fuori per Crudo, 6 secondi per il tiro, va a prendersi rimbalzo Sara. Contro Nasrawi. Sfida nella sfida di questa semifinale. Sbaglia Alessandra Boccardo. Cela, fa saltare il difensore, poi però sbaglia. Crudo. A due. Sara Crudo. 13:10, ora abbiamo una partita. Cela da 2, fuori misura. 2 minuti e 21, più 3 per Team Up. Ma parziale FDC che sta tornando sotto. Favaretto attacca con la mano sinistra, vuole andare fino in fondo, sbaglia però. Rimbalzo di Nasrawi che esce in palleggio. Blocco di Bernardoni. La finta di Nasrawi. Poi jumper dalla media. Corto rimbalzo di Sara. Crudo. Fallo. Alza il gomito. Giovan alza il gomito e senza la birra, tra l'altro. Esatto. Alza il gomito e commette fallo. Si ripartirà con check a 2 minuti dal termine. Per FDC Pink in maglia bianca. Ancora Cela che cerca di difendere sull'inserimento di Favaretto. Ancora lei, palla in mano. Colpi sotto canestro. Viene colpita al volto involontariamente, ovviamente, Francesca Favaretto. Non sembra nulla di particolarmente grave. Comunque si ripartirà con check per FDC Pink. Dalla prossima dobbiamo fare 1-1. Uno e 49, 13:10 per chi difende. Boccardo con spazio da 2. Primo ferro, rimbalzo di Crudo. Hesitation, attacca il ferro ancora per Alessandra che sbaglia. Altro rimbalzo di Sara che va a canestro, meno 2, 1:33. Hanno ripreso per i capelli questo match. Vediamo se riusciranno. Intanto si portano a casa un check. Quindi palla in mano, 1 minuto e 26 da giocare. È ancora tutto possibile. Si ripartirà con Francesca Favaretto, palla in mano. 13:11, 1 minuto e 25. Crudo attacca il ferro, appoggia al vetro, meno 1, 1:17, parziale credo di almeno 6-0. Quindi almeno 5-0 di parziale. Check bianco, recupero ancora di FDC Pink.
il blocco di Caudo per liberare il tiro di Alessandra Boccardo, primo ferro, rimbalzo di Sara che ha spazio, prende e spara, poi Nasraoui esce in palleggio, vuole attaccare Alessandra Boccardo, va da Giovanna, cela, due secondi, deve tirare da due, Nasraoui, primo ferro, poi va a rimbalzo, la prende ancora lei, 44 secondi alla fine, un punto da difendere per chi attacca. Check team up che è sempre avanti di uno, cela, attacca al fondo, fallo fischiato a Boccardo. Guarda il primo passo di cela, sta aumentando, è 17, stiamo volando, madonna, però nessuno ha scritto ancora oltre quelli che avevano già scritto, sono stati seccati direttamente. Comunque persona bella resta il commento migliore, cioè no, non il commento, il nome migliore. Esatto. 27 e 2 alla fine. Ovviamente sono i secondi. E palla per chi sta conducendo di 1, 13-12 team up. La pressione. Finisce giù Crudo, Nasraoui appoggia al vetro, il più due. Stremata Crudo, eh. Raga, devo fare questo. Scala mi sta facendo notare che hanno vinto il torneo Open, questa comunque grazie. È una notizia pazzesca. Grazie. Prego, prego. Scala 40, ricordiamo. Hanno vinto. Attenzione, a scala 40. 5 secondi ancora da giocare, termina qui l'incontro. Di Nasraoui. Team up va in finale, team up 2. Va in finale e affronterà DKB nella finale del torneo femminile del Campetto 2023. Premiazione. Ah, poi dobbiamo premiare Scala. Aspetta, vado a premiare Scala. Ti devo pure premiare. Così, adesso, subito. Bello. Chiamali. È finito l'Open. Certo che Bardo, premiare Scala è una roba proprio brutta. Esatto. Cioè, è 10 anni che aspettava questo momento. Pazzesco. C'è troppa gente su quel palco lì. C'è troppa gente qua, raga. Dobbiamo premiare. Sì. No, no, sedia no. Ciao Otta. Ciao Vale. Maurino, tu intanto segnati tutti i nomi, se non li sai, eccetera. Perché vabbè, gli Evolution li conosciamo tutti, ma gli altri me ne mancano un paio. Faccio io. Andre, ce la facciamo? Che abbia... vai. I secondi, ok, secondi classificati, premi Attilio, vieni Attilio. I All Pornostar, un nome e una garanzia, con Cacio e i suoi fratelli. Dove sono Cacio e compagnia? Arrivano, arrivano. Lo squad. Ha giocato anche lo squalo. Giannis. E tu. Datemi un buono Gatorade. Un buono Gatorade. Bravo.
Bravi, bravi. Applausi per... Ottimo, ce l'abbiamo. College All Pornostars con i classificati. Primi classificati invece Meline. Io c'ho il microfono che va e non va, e sono qua. Meline, vedete? Meline perché siete mele piccole o perché fate melina? Campioni 2023 del torneo Open, quindi che si ferma alla categoria promozione. Si vedi. Cosa sta facendo Arsti? Arsti, cosa stai facendo? Bene, bravi tutti. Ora ci avviciniamo alla semi maschile. E allora siamo pronti per la prima semifinale maschile di questo torneo Master, il campetto. Si sfideranno Kurt Milano, maglia rossa, numero 1 Leonardo Clark, numero 2 Nicolò Giulietti, numero 3 Giacomo Buonavida, numero 4 Andrea De Bortoli, maglia bianca Evolution con il numero 1 Dario Gai, 2 Lorenzo Lovato, 3 Flavio Gai, 4 Daniele Pesenati. Si parte, check, Kurt Milano, palla in mano, Clark, spalla canestro, si gira, palleggio e poi solo tiro cortissimo. Rimbalzo di Pese, da Davietto Gai, dentro ancora per Pesenato che si gioca il post basso, vuole il mismatch con Clark, lo vince, 1-0. Rimbalzo Buonavida, prova a scaricare fuori per il terzo tempo da parte di De Bortoli, molto bene. Fuori per Lovato, 1-1, fuori ancora per Davio, dentro, Pese, rovesciato, 2-1. Non sta difendendo bene Clark in queste due ultime situazioni, un po' la soffre, insomma, l'altezza, la differenza d'altezza con il proprio, con i due difensori, con i due attaccanti che ha dovuto difendere. Adesso esce e si ripartirà con check per Nicolò Giulietti, numero 2. Sfrutta il blocco di De Bortoli che quasi glielo fa a lui. E poi Buonavida da fuori, airball, si ripartirà, check per Evolution. Lovato dal check, non c'è blocco, classico gioco, è entrato adesso Flavietto Gai che sbaglia, ma il tap out vincente ancora, prema gli Evolution. Flavio con le finte dentro da Pese, c'è un fallo e sarà possesso ancora per gli Evolution. Con Flavio Gai che è rientrato in questo torneo dopo l'infortunio alla caviglia, prova ad attaccare, Lovato il fondo, va fino al ferro però sbaglia. Rimbalzo adesso Milano che riparte con Buonavida, spalla canestro, ora gran movimento da sotto di Giulietti per il due pari. Flavio con la palla, 2-2, aspetta il blocco, poi tira sulla testa di Buonavida, Flavio Gai da due. Che giocata, e adesso riparte Buonavida dall'altra parte, questa è la risposta. Mamma mia che partita, ancora Flavio su una gamba, questa volta si incarta su se stesso. Grande stoppata di Buonavida. Contrasto esatto di Jack Buonavida, sarà palla ancora
La palla tra rossa. Tra l'altro stoppa e riesce a far rimbalzare la palla sull'avversario. Quindi gran lavoro. Adesso ancora da sotto, galvanizzato dall'azione precedente, si prende un fallo. E quindi check per Milano. Leonardo Clark, palla in mano, ancora su Bonavida. Ancora spallacanestro, resiste, questa volta sbaglia. Rimbalzo di Flavio che da fuori per suo fratello Dario. Tiene il palleggio, cerca un appoggio, va da Pesenato dal mezzo angolo che sbaglia. Fallo di Flavio Gai. Ancora su Jack Bonavida che sta giocando veramente bene gli ultimi secondi di gara. 4 pari, 8 minuti e 20 da giocare, si riparte con Leonardo Clark, palla in mano. Prova l'uno contro uno, grande la difesa su di lui, ma ancora Bonavida, spalla canestro e la mette aiutandosi col vetro. Gai fuori da Lovato, virata, va su col contatto, l'over, 5 pari. Stessa azione di prima, cioè fanno botta e risposta, incredibile. Ora Clark cerca lo scambio, ma poi finta il passaggio di ritorno a Clark per l'inserimento, subisce fallo, non è d'accordo. Il numero 2 Lovato, che però adesso ridà palla in mano a Bonavida per il check, che prova da 2, solo ferro, ancora rimbalzo Milano, ancora un po' di confusione. Poi ne esce Dario che va dentro da Pese, ancora da Vietto Gai dall'arco, 2 punti per Gai, più 2, 7-5 Evolution. Bellissimo, ora Clark prova a riprendere, Scippo! E Pese va ad appoggiare 8-5. E poi sull'onda dell'entusiasmo va a intercettare il passaggio, però lo butta fuori, quindi si ripartirà con check per Kurt Milano. Ancora Leonardo Clark sfrutta il blocco di De Bortoli, ancora Clark scarica fuori, Giulietti prova da 2, solo ferro. Rimbalzo di Pese fuori per Lovato, tenuto molto bene nell'uno contro uno dalla difesa, l'incrocio di Dario, c'è fallo su di lui di Leo Clark, quindi sarà possesso ancora per Evolution. Rientra Flavio al posto di Dario, check centrale, 12 secondi per l'azione, si azzera, 7 minuti e 20 alla fine, vantaggio Evolution di 3, 8-5. Flavio la finta di tiro, poi attacca al canestro, ci va fino a canestro, canestro e fallo, gioco potenziale da 2 punti, più 4 Evolution. Momento importante di questa partita, anche se sono passati neanche 3 minuti, però fondamentale. In lunetta Flavio Gai sbaglia, ma va a cercare il rimbalzo. De Bortoli se lo prende invece, cede a Bonavida che da fuori, prova la 2, la mette! Esce ancora Flavio, partita senza un secondo di respiro. Si va dentro da Lovato, attacca con la mano sinistra, le finte, va ad attaccare sotto il braccio l'avversario, più 3. E prova ancora da fuori, questa volta Giulietti non ci riesce, ancora Bonavida, si fa spazio sotto in post basso, De Bortoli riprende il rimbalzo, sbaglia nuovamente. Poi la palla finisce a Lovato, fallo su di lui, e attenzione anche al conteggio dei falli, Flavio che dice sono troppo grosso, virgola. Non credibilissimo, ma va bene uguale. Sono troppo 10, grosso 7. Carlo ha detto, mi sembra. Uno contro uno di Flavio, 6 step dentro per Pese, che se la gioca a un mismatch con Bonavida, semigancio di Pesenato, 11-7. Che giocata, bellissima. Adesso vediamo la risposta di De Bortoli. Prova, cede fuori, Bonavida, altro movimento a uscire! Fantastico, il meno 2! Complimentato addirittura dal avversario Dario Gai, che gli dà il 5 per un'altra splendida giocata di Bonavida. Ora il possesso è ovviamente di chi ha subito canestro, sia gli Evolution che sono avanti di 2 a 6 minuti e 16, la classica giocata va su Lovato, non riesce a chiudere. Attenzione perché ancora Bonavida, questa volta scarica su Giulietti in suo soccorso Clark, ma poi Dario Gai decide di portarsi a casa la canotta dell'avversario anzitempo e quindi commette fallo, si ripartirà check Milano. Mi viene da dire forse è un collezionista anche lui. Può essere. Leonardo Clark spintonato effettivamente, ha sfruttato il blocco, però Dario si è infilato in mezzo dando una spallata, quindi fallo, check ancora per Kurt Milano in maglia rossa.
attenzione ai falli, sono 5 per Evolution, 4 per Milano. Si rischia poi di fare la differenza con i falli, chiaramente. Questa volta Dario Gai inciampa sul blocco di Milano e l'intercetto di Lovato viene perso e di nuovo rimessa, o meglio check, per Cor Milano. Questa volta sarà Giulietti a ricevere palla, la cede a Bonavida. Clark prova a prendere d'azione su Gai, questa volta non è fortunato. Rimbalzo di Pesenato che va da Gai, ancora Dario, chiama la palla Pese in post basso, ancora mismatch con Clark, bravissimo Bonavida. Grande recupero, esce fuori ancora, da due per il pareggio, 11 pari. Devastante Jack Bonavida, 11 pari, fallo della difesa su Dario Gai, possesso bianco. Allora non abbiamo le statistiche, ma secondo me sarà già sui 7 punti su 11 di squadra Bonavida, è clamoroso. 3 bombe, le ha messe. Fogli che se ne vanno. Lovato, Flavio Gai attacca dal lato destro con la sua mano preferita, le finte di Flavio, li manda tutti al bar, più uno. Giulietti ora prova a uscire su Clark per il cambio, ancora Giulietti da due, questa volta troppo corto. Si ripartirà, check Evolution. Che partita ragazzi, facciamo un grande applauso, non siamo neanche a metà, 12-11, tante emozioni, tanti contatti, quello che ci piace vedere da questo sport. Si riparte da Dario per Flavio su una gamba, ma il suo tiro, Flavio Gai, che roba, più tre. Bravo Bonavida da fuori per De Bortoli, ancora Clark, palla in mano, grande passaggio sotto, Bonavida può sbagliare? Non credo, assolutamente. Recupera Dario, più due Evolution che attaccano, il tentativo di furto di Bonavida, palla dentro per Pese, che inchioda due mani, che meraviglia. De Bortoli esce, cede ancora Bonavida, Bonavida, grande difesa di Flavio Gai che poi lascia troppo quel braccio, va a contatto, si arrabbia con se stesso, stava quasi per portargli via la palla e invece sarà check per Cor Milano con Giulietti che ancora dà Bonavida, spalla canestro, sfrutta il contatto, questa volta è soltanto secondo ferro, ma guarda che scippo, Bonavida ancora da fuori, riprova ancora da due. Sarebbe stato troppo questa volta, si accontenta di un punto da sotto con De Bortoli. Più due per chi attacca, Flavio, palla dentro, difficile per Pese ma la palla passa. 4 secondi per il tiro, cerca la palla Bonavida, ma l'ultimo tocco dovrebbe essere il suo. Quindi il possesso ancora Evolution, 15-13, 2 secondi e 9 per chiudere l'azione d'attacco dei ragazzi in maglia bianca. Ci pensa Dario, velocissimo. Crossover, va a chiudere col canestro, più tre. Sto proprio da cameriere del vecchio stile. E adesso Bonavida prova penetrazione e fallo in attacco, sfondamento, e si prende anche il tecnico. Non roviniamo una partita così bella. 16-3. Jack Bonavida, omaggio per Flavio Gai che ora va in lunetta. E questi due falli portano a 7 il conteggio dei falli per Milano, e che significa bonus per Evolution. Segna il libero Flavio. Possesso ovviamente ancora per gli Evolution, avanti di 4-17-13, il taglio di Lovato, troppo lunga la palla di Pese, poi Lovato olio cuore, ci fa vedere anche il suo atletismo nel saltare il cartellone. Si ripartirà con palla in mano Cor Milano con Leo Clark che riceverà da Dario Gai, la passa lateralmente per riprenderla ancora Clark da fuori, solo primo ferro, si nota rimbalzo di Pese per Lovato. 4 minuti alla fine, ma potrebbero essere anche troppi per questa partita. Lovato attacca il ferro, sbaglia, rimbalzo. Rimbalzo di Giulietti che ora prova a uscire su di lui, a Lovato, prova lui da fuori, ma niente da fare. Rimbalzo di Dario, fuori ancora per Lorenzo Lovato. Chiama il blocco Dario, 5 secondi per chiudere l'azione, si va da Pese, difficile il controllo, mette un piede fuori, palla rossa.
Si ripartirà con Jack Bonavida, che riceverà il check. E sarà lui, prova subito da fuori. Solo Ferro. Rimbalzo per Flavio, che tiene il palleggio ancora su una gamba sola. Sbaglia stavolta, rimbalzo però di Pese con grande aggressività. Ora vuole giocarsela in post basso. Daniele Pesenato fa spallate. Poi ancora rimbalzo, Evolution, Pese da sotto, 18-13. Bonavida cede per Giulietti da fuori, di nuovo in post basso per Bonavida. Questa volta subisce un fallo. Non è molto d'accordo Flavio Gai, mi sembra. No, mi sembra. Però ha abbracciato Bragino, una scena bellissima. Non era d'accordo ma è andato ad abbracciare l'arbitro. Gli ha detto, no, ma io credo che parlasse con no, non vengo ancora perché c'ho ancora da giocare un attimo. Forse qualcuno l'aveva chiamato fuori per dire stiamo andando o no. Comunque Jack Bonavida, libero per lui. Sbaglia il primo. E segna libero del meno 4. Flavio, pressato la difesa, c'è il cambio difensivo, prova a batterlo, Flavio Gai esce fuori, poi tira sulla testa della difesa, stavolta sbaglia, rimbalzo rosso. Ancora Bonavida, prova da fuori, ma mette piede sulla linea, quindi si ripartirà con Check Evolution. 2 minuti e 59, quindi 3 minuti sostanzialmente, più 4 per chi attacca. 3 punti alla chiusura eventuale della partita per gli Evolution. Lovato col pallone tra le mani, aspetta l'uscita di Dario, poi riesce a consegnarla, c'è il tocco di Giulietti. Anetto. Si ripartirà comunque con check per Leo Clark, scambia con De Bortoli, Giulietti, ancora check Kurt Milano. Flavio intanto anche coi piedi ci fa vedere che si sa fare. Giocatore totale, totale nel senso di sport. Bravo, esatto. Ancora Leo Clark, prova a scambiare, sfrutta il blocco di De Bortoli, ancora Clark, stato dietro con il contatto. E ancora Clark, questa volta la mette per il meno 3. Esce Pesenato, va da Gai, Dario. Il palleggio di Dario che attacca al ferro, poi si distanzia dal difensore, rimbalzo di Bonavida. Esce fuori, la cede a Clark. Clark spalla canestro, prova a entrare, grande difesa su di lui di Lovato. Prova però, il meno 1. Risponde Dario, va corto, palla rossa. Ancora Clark, con calma, cerca di dare ordine, ancora su di lui Lovato, prova a puntarlo, entra in penetrazione, poi sbaglia la cosa più facile, ma per fortuna De Bortoli ha rimbalzo per il pareggio. Dario da 2, per andare avanti, sbaglia. Ancora Clark, predica tranquillità, manca 1 minuto e 50 secondi, di nuovo fuori, De Bortoli, blocco, Clark fuori per Bonavida, questa volta sbagliatissimo il suo tiro. Un strano. Minuto, questo è molto strano. 1 minuto e 43, 18 pari, 7 falli da una parte, 7 falli dall'altra, quindi bonus per entrambe le squadre, significa 2 tiri liberi in caso di fallo. Vuol dire che i falli possono fare la differenza. Assolutamente. In questo momento si va da Pese contro Clark, mismatch, vuole attaccarlo Pese, semigancio di mano destra, oh, ma aiutato dal ferro, più uno. Attenzione Bonavida, esce, palla in mano, Clark gli va addosso, erroraccio da parte di Lovato che va a fare un fallo veramente inutile mentre il giocatore usciva dall'area per fare il cambio. Anche lui lo sa, scuote la testa perché sa che si è fatto prendere un po' dalla foga del momento. Intanto Jack Bonavida mette il primo. E mette il secondo, più 2, Kurt Milano. Più uno, perdonami. Però quell'uno. Flavio attacca.
va dentro, non riesce a chiudere, poi lotta a rimbalzo, la prende Bonavida. Azione Bonavida per chiuderla. Crossover, prova l'inserimento, va a raddoppio. Ha stoppato mamma da mia. Flavio. Mamma mia, che stoppata. Mamma mia, guardate anche l'altezza dei due giocatori. La palla ovviamente sarà rossa. Però che giocata, anche perché salva il match, che questo sarebbe stato la chiusura. 4 secondi e 9 decimi dal termine. Un canestro per entrambe le squadre, diciamole, può significare bloccare il cronometro. Clark, fuori per Bonavida, la tiene, si allarga, tira, piedi sulla linea, a rimbalzo Leo Clark. Un secondo, un minuto da giocare ancora, Bonavida, scarica fuori, un secondo per concludere l'azione, deve tirare Leo Clark, a rimbalzo, va e tira Giulietti, subisce fallo, fondamentali questi due liberi per chiudere il match. D'altronde Pesenati non poteva fare diversamente, doveva per forza comunque difendere in un modo o nell'altro, perché sarebbe stato comunque conclusione. Sbaglia il primo, attenzione. Attenzione. Sbaglia il secondo Giulietti. Buona. Pese, c'è ancora una partita. Mamma mia che finale, si va dentro da Pesenato. Post basso vuole portarsi sotto, Clark lo fa, parità quota 20. Chi segna vince praticamente. Vediamo un po', mancano 42 secondi. In questo momento Bonavida, palla in mano, la apre per Giulietti. Difeso benissimo sotto canestro grande da Pesenati. Difesa di Pese, Dario Gai. Vuole il blocco di Pese, non lo sfrutta, attacca lui, Dario Gai fino al ferro! La chiude Dario Gai, 21-20 Evolution, che vanno in finale, che partita ragazzi, facciamo un grande applauso a questa pazzesca semifinale. Che gara ragazzi, veramente. Facciamo un grande applauso a Cor Milano, che esce di scena con grandissimo onore. Davvero peseranno quei due liberi sbagliati, ma il basket è così, purtroppo. Crudele, crudele, bello sì. E crudele. Lello e crudele, hai detto? Lello e crudele, esattamente. Sì. Però abbiamo 45 persone che ci guardano, nessuno che abbia commentato. Ragazzi, commentate perché ci divertiamo un sacco. Sì, sì, è una cosa fighissima è commentare, cioè certo. Rispondere ai commenti, è quello più. Adesso scrivo io, adesso sai cosa faccio? Scrivo io? Grazie, grazie Ceci. Anche tu scrivi, dai, scrivi. Ragazzi, io scrivo anch'io, così facciamo finta che sia un altro. Abbiamo dei commenti. Henry. Ciao, buon estate. Ciao, anche a te. Grazie, Stefano. Sempre un piacere. Anche per me. Ciao, buon bene. Un abbraccio. Ciao, bello. Sta commentando Boss Lello, commenta se stesso. Cosa dice? I vocalist hanno lo stesso parrucchiere. Io non ho ancora capito perché ci chiama vocalist. Cioè, non siamo in discoteca. Team Campus non c'è, evidentemente. Brave ragazze di Mab, avete i vocalist, hanno. Bostello ha dei problemi comunque, sì, con la lingua, sì, italiana, evidentemente. Vabbè, allora, Bostello ha dei problemi.
Però sono 15, sono diventati 45. Posh Lello per tutti, esatto. Posh Lello? Più Posh Lello per tutti. Aspetta, per recuperarti il nome. Gli altri ce li hai? Aperitivo time sotto il tendone di DJ Sghe. Guarda, guarda. Raga, Boss Lello e ubriaco, ve lo dico. Scusa, gli arancini che vedo, chi sono? Le olive ascolane? Buone olive ascolane. Che qualità, ragazzi. Ah, ci sta guardando anche Paola Doc Contu, che salutiamo live. Ciao Doc, ci manchi, ricordatelo sempre. Il 3x3 è casa tua e quando vorrei tornare sarai sempre ben accetto. Infatti non li conosciamo. Seconda semi per il torneo maschile del campetto. I Joinville con la maglia rossa col numero 1, Enrique Reinert col numero 2, Leandro Silva col numero 3, Matheus Henry col numero 4, Matheus Parsiau. All Star invece da Roma, freschi vincitori del torneo di Perugia, con la maglia bianca numero 1 Federico Frisari. Frisari o Frisari? È Frisari? Perdonami Friso. Per me sei Friso, quindi il cognome lo accorcio. Numero 3 Matteo Santucci, numero 4 Andrea Valentini. Siamo pronti, ultime chiacchiere tra le squadre. Chi vuoi fare? Roma o Brasile? Fai tu. Fai Roma, io faccio Brasile. Ok. Puoi fare il contrario uguale, va bene. Siamo pronti per iniziare, i giocatori si stringono
le mani e sono pronti a iniziare il match, seconda semifinale maschile che ci dirà chi sarà la seconda la seconda finalista che andrà ad affrontare gli Evolution. Si parte con Joinville, Silva dentro da Parsiao, classica partenza reverse e rovesciato, sbaglia, arriva però Leandro Silva, segna l'1-0. E adesso Valentini, spallacanestro, prova a farsi largo sotto contro Silva e rimbalzo e poi subisce il fallo da parte del numero 2 di Joinville, Leandro Silva. Quindi ripartiremo con check per Santucci, maglia numero 3. Santucci prova ancora, arresto e tiro, primo ferro e poi fuori. Ancora arresto e tiro, questa volta è buono, 2-0 per gli Evolution. Ancora però di spalle, recupera il rimbalzo Evolution. Joinville, chiedo scusa. E ancora Frisari, prova il crossover, si allarga dall'angolo, arresto e tiro, niente da fare. Rimbalzo Joinville, fallo di Friso sul 2-0 per Joinville dal Brasile. Sono qua la settimana scorsa, hanno partecipato al torneo Armana e ora faranno un po' il giro dei master. Reinert con spazio da 2, non va. A rimbalzo, grande presa di Valentini che poi cede fuori per Santucci. Ancora Valentini, prova a farsi valere sotto canestro, troppo forte il suo tiro. Silva esce col pallone, ancora da Enrique Reinert. Silva sul perimetro per Henry, con spazio Silva si prende la bomba, non va. Rimbalzo lungo che premia stavolta All Star. Valentini cede per Santucci, prova da fuori, primo ferro. Grande, c'è anche un commento di una brasiliana, meraviglioso. In brasiliano, tra l'altro. Reinert, 4 secondi per tirare. I tifosi del Joinville. Reinert, bomba, 4-0. Valentini fuori per Santucci, di nuovo per Valentini. Post basso, prova a farsi largo, sotto, difende. Difende Matheus Henry, che però commette fallo. Non era allineato con le braccia al corpo e quindi si andrà in lunetta con un libero. Valentini. Anche Boslello non ne va d'accordo. Con me o con l'arbitro? Con la scelta arbitrale. Boslello, tu non dovresti fare queste cose, lo sai? Boslello sta bevendo. Perché non le puoi fare perché sei ubriaco, Boslello. Cioè, sei l'ultima persona che può parlare. Rinerta da fuori, non va, rimbalzo lungo. Rimbalzo lungo viene preso da Santucci, ancora dall'angolo, prova questa volta. Sfiora il ferro, ma è a rimbalzo Frisari. Sfrutta il blocco di Valentini, ancora Frisari. Passa Valentini, subisce fallo però prima di andare a canestro e quindi non è valido. Grande palla di Friso qua. Sì, davvero. Saranno le calze del torneo del campetto che fanno la differenza. Ora di nuovo Frisari, prova a puntare Persiao, palla dentro per Valentini. Ancora sfrutta il contatto, che morbidezza quella che mano. Giocata, morbidone. Fallo di Friso, è il secondo fallo di squadra, ce ne sono tre invece a carico dei Joinville. Cambio, rientra Reinert, fuori Silva, ci sono poi Henry col pallone in mano e Parsiao che riceve in post basso in questo momento. Alta partenza, reverse, va fino al ferro. Mamma mia che giocata che quella di Parsiao. Ancora fuori Frisari, cede a Santucci, da fuori solo ferro. Si stanno menando di brutto. Se le stanno dando di santa ragione. 5-2. Ancora Santucci, si allarga. Finta al tiro. La passa sotto canestro. A Valentini, si gira. Scaduti 12. E quindi possesso rosso, ossia Joinville. Avanti 5-2 i brasiliani di Joinville. Henry va dentro, Silva riceve,
gli finisce addosso Friso. Sì, sullo slancio gli è caduto addosso. 5-2, si riparte ancora dal check per Joinville. Reinert prova a poppare, ad allargarsi per ricevere, non lo riceve, la riceve Silva che attacca al fondo, cerca lo scarico complicato, palla direttamente fuori, possesso bianco. 7 minuti da giocare ancora, si ripartirà check All Star con Santucci che riceve da Silva, ancora Frisari che subisce fallo. Sei d'accordo? Si riparte, possesso Joinville. Intanto vengono a farci compagnia le carissime Zanza che a Pavia sono sempre in prima fila. Silva, Reinert esce libero, palla per Silva, 3 secondi per chiudere, 2 secondi, 1 secondo, deve tirare allo scarere Leandro Silva, secondo ferro, rimbalzo di Reinert, sbaglia ancora, palla per i brasiliani, poi la tiene lì o almeno ci prova Valentini, poi finisce fuori, palla rossa. Silva per Parciao, Reinert dal centro, mette a posto i piedi sulla difesa di Friso, palla dentro per Leandro Silva che appoggia. Bella 6-2. Giocata fuori Frisari per Santucci, spallacanestro, subisce fallo da parte di Mateus Henry, scusate, da parte di Henrik Reinert che dà il cambio a Henry. Si ripartirà check Frisari per All Star che sono sotto di 4 lunghezze. Valentini subisce fallo sotto canestro da parte di Parciao. Ancora c'è All Star con Federico Frisari, riceve palla, la cede sotto canestro a Santucci, gran movimento ma solo primo ferro. Rimbalzo per Henry che va dentro da Parciao. Tieni il pallone, 3 secondi per chiudere l'azione, si va da Silva che deve inventare qualcosa, scadono i 12. Fase come un po' confusa questa della gara, 6 minuti ancora da giocare, si ripartirà con check All Star con Frisari, esce fuori, la cede dentro Santucci, spallacanestro in difficoltà, si gira, tira, fuori equilibrio. Rimbalzo, Parciao fuori per Reinert, dentro da Parciao, sbaglia però la misura del passaggio. Santucci prova da 2, a rimbalzo ci va Valentini, questa volta è buono il meno 3 per gli All Star. Palla per Joinville, Parciao sul perimetro, ci prova da 2, va a rimbalzo, Henry non la prende. Santucci questa volta riesce a prendere palla, esce fuori, toccata da parte di Reinert e quindi si ripartirà check All Star. Questa volta è Santucci a ripartire palla in mano, cede a Frisari, crossover, prova la penetrazione, fuori equilibrio, ancora rimbalzo, Santucci da fuori, solo ferro, ancora Frisari, assist, che non è assist in realtà perché sbaglia l'appoggio Valentini. Parlato troppo presto. Comunque gran passaggio di Frisari sotto canestro per il compagno, forse un po' di stanchezza, sono in 3 da tutto il torneo. Tutto il torneo, essere arrivati qua è un grande risultato, ma ci credono. 6-3, Parciao attacca dentro per Silva, appoggia la tabella. Allora subisce fallo Santucci. Sesto fallo, tra l'altro, da parte dei Joinville. Attenzione perché il prossimo sarà bonus.
Quindi ancora Santucci ripartirà col check, e lui ora ad allargarsi a sinistra. C'è traffico in mezzo all'area, non riescono a girarsi, ma è Frisari. In questo momento si gira, alza la parabola. E Joinville col settimo fallo. Quindi attenzione, perché due liberi potranno aiutare in una fase di gioco un po' in stallo a recuperare 4 punti di svantaggio da parte degli All-Star. E Lunetta quindi con 2 tiri liberi. Andrea Valentini. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo. Rimbalza di Harry, poi Frisari la porta via. E da fuori prova da 2. Santucci rimette a posto un po'. Reinert. 1-1 su Frisari, palla dentro, il tocco della difesa, la palla finisce a Silva che tira da 2, bomba, Leandro Silva, pugnetto risultare. Pronta risposta all'altra bomba dalla parte opposta, questa volta l'errore da 2 di Santucci, ma a rimbalzo ci va Valentini, ancora possesso star con il canestro di Santucci, del meno 3. 9-6, Harry cambia lato la palla per Silva, va a bloccare Enrique Reinert, Silva da 2, non va, rimbalzo di, o almeno tocco di Reinert, la palla bianca. Santucci ancora, prova a uscire, la cede sotto a Valentini, grande difesa su di lui, ma riesce lo stesso, almeno 2. Sono lì gli All-Star, Reinert, palla dentro per Henry, arriva però Frisari. Mamma mia, che scippo, Frisari per Santucci, prova da fuori, madonna, stava facendo addirittura il pareggio. Rimbalzo di Silva, che ora può provare a giocare anche con i secondi, attacca con la mano sinistra, va su, il canestro non è buono, fallo fischiato prima del movimento di terzo tempo, questa è la decisione arbitrale. 9-7, 3-26 a giocare, time out. Si riparte con la Porsche di Porsche Lello. Si riparte con la palla ai Joinville, avanti di 2, 3-26 a giocare. Reinert, arresto di tiro col passo laterale, non va, rimbalzo, non lo prende Silva. Santucci da 2 punti, non va, rimbalzo lungo, preda di Valentini. Valentini adesso ancora in post basso, subisce il fallo di un Parsiao che non è così convinto della scelta arbitrale, mi sembra. Per niente. Quello che conta è che a meno 2... 2 tiri liberi per Andrea Valentini. È già bonus per Joinville. Segna il primo. E segna il secondo. 9 pari a 3 minuti abbondanti al termine dell'incontro. Reinert attacca al fondo, arriva, poi sbaglia. Rimbalzone di Parsiao, si avvinghiano i due. C'è un fischio, fallo bianco, quindi possesso check rosso. Intanto vedi ogni tanto qualcuno che tira delle manate nel vuoto per cercare di abbattere le zanzare. Secondo me neanche i brasiliani in Amazzonia hanno queste zanzare, credo. Neanche a Brasilia ci sono. Sfiora la persa che forse arriva.
Friso finisce fuori dal campo. Palla ancora rossa per i Joinville. Mi viene da dire le zanzare dell'Amazzonia mute di fronte mute. a quelle pavesi mute della bassa pavese. Attenzione, perde palla Silva, stavolta cambio possesso, la palla diventa degli All Star Coliseum ovviamente, e si ripartirà con Santucci che cede a Frisari. Ancora Santucci, post basso, grande inserimento, Santucci poi sbaglia, ma rimbalzo Valentini, sbaglia anche lui. Rimbalzo di Parsiao che riceve palla dalla inerta, attacca ancora con rovesciato, non c'è fallo. E si riparte, Santucci, palla in mano, prova da fuori, neanche il ferro. Grande recupera rimbalzo. Silva con un balzo felino. Parsiao, la finta, parte sempre, partenza reverse per lui, la sua partenza preferita. Silva da due punti non prende, non trova il canestro, si lotta a rimbalzo. Attenzione, fallo rosso, non ho fallo, attenzione perché cioè adesso due liberi dal prossimo, addirittura possesso, quindi stanno facendo davvero la differenza. Ancora Andrea Valentini con due liberi quando mancano 2 minuti e 22 secondi, perfetta parità. Sbaglia il primo. E sbaglia ancora il secondo. Silva si smarca a Parsiao, riceve adesso in post basso contro Santucci, spallate clamorose, va a segnare appoggiando al vetro, 19. E ora Santucci prova da fuori. Ferro. Rimbalzo di Silva che esce in palleggio, chiama palla Parsiano, la riceve Harry fuori, ancora passo che chiama palla, ma Harry spara da lontano, va rimbalzo Silva col tapine, non arriva al canestro. E qui grave errore di Matheus Henry che va a commettere un fallo senza senso, quando ormai Valentina aveva già palla in mano serenamente. Erroraccio perché questo è il decimo fallo, quindi vuol dire due liberi e possesso palla poi per gli All Star, che sono sotto di uno, ma che attenzione adesso potrebbero ribaltare e poi avere anche il possesso come Alessandro Borghese, confermare o ribaltare il risultato. Questa volta Valentini mette il primo. Quando mette il primo poi mette anche il secondo. Quindi si ripartirà, check per gli All Star in maglia bianca, sarà Matteo Santucci a ricevere palla, la cede a Frisari, su di lui sempre Silva, ancora Santucci, prova con un tiro in sospensione. 2, ora prova a rispondere, era direttamente da 2, non va, rimbalzo di Silva, finisce fuori Frisari, ancora Silva, Reinert deve tirare da 2 per la parità, non va, rimbalzo di Valentini. Che cede a Santucci. Santucci evita la difesa di Silva, poi cede a Frisari che non prende neanche il ferro. Incredibile. 1:23 alla fine, più 2 per chi difende, ossia All Star Coliseum da Roma, dalla capitale. Sono sfatti gli All Star, giustamente, tutto il torneo in 3. Reinert dentro da Parsiao, arriva il raddoppio di Santucci. Fuori per Silva da 2 punti, bomba del pareggio a quota 12. 1:10 ancora da giocare, Frisari passa sotto per Valentini, ancora il mismatch con Parsiao, questa volta non gli va bene a Matteucci, a Valentini. Parsiao fuori da Reinert, ancora dentro per Parsiao che si gira molto bene, va su e segna il più 1. Che lavoro. 53 secondi. Ancora Santucci, si allarga, prova da fuori. Un altro tiro impossibile che ancora un po' va dentro. Ancora rimbalzo Frisari, cede ancora Santucci. Ancora Frisari, sotto in post basso, non riesce a ricevere Valentini, stremato dal confronto con Parsiao, piegato sulle gambe. Sono distrutti ragazzi romani, time out, sono tutti sulle ginocchia ovviamente in 3, fare tutto un torneo a questo livello. Vabbè. Facciamo un grande applauso ragazzi per questa super semifinale, i ragazzi sono distrutti,
ovviamente. E siamo stanchi noi a commentare, immagino di loro. Fare un torneo in tre, chi lo fa, insomma, a questo livello lo sa, è ovviamente molto più impegnativo. Eh sì, è molto molto più impegnativo che avere comunque un cambio che ogni tanto ti fa perlomeno respirare anche a livello mentale. E invece in tre veramente sei sempre lì che finisci un'azione, ne cominci un'altra, poi ne comincia un'altra. Attacco, difesa, un continuo. ...13-12... il parziale in favore di Joinville. 40 secondi e 5 decimi alla fine. Partita ancora in totale equilibrio. Possesso rosso. È pronto il blocco di Parsiao, che invece finge e va a bloccare. Silva poi riceve libero, scarico nell'angolo per Reinert, piedi a posto, lungo il suo tentativo. E va a prendere il rimbalzo Santucci, che poi esce, prova ad attaccare Parsiao. Ancora Santucci, 3 secondi per terminare l'azione, solo ferro. Rimbalzo di Silva, fuori per Reinert, che guarda anche il cronometro. Ha 7 secondi per giocare, dice usiamoli tutti. 14 alla fine dell'azione, finisce per terra Friso, va dentro Reinert e segna. E questa volta ancora Santucci, deve provare da fuori, prova, stoppato clamorosamente. Silva, che realizza la giocata decisiva. Passa Joinville che va in finale, ma un gigantesco applauso ai ragazzi di All Star Coliseum che hanno dato vita a una partita incredibile, finita a +2 per i brasiliani. Hanno veramente chiuso stremati i ragazzi di Roma. Grande partita anche questa, bellissima semifinale. E quindi i Joinville raggiungono gli Evolution per giocarsi la finalissima. Adesso largo alla finale femminile. Yes. Tra DKB e Team Up 2. Finalissima femminile di KB in maglia bianca, Team Up in maglia rossa. Messaggio a chi?
La diretta non ce l'ho io davanti. Non ce l'ho. Ciao sindaco intanto. E quindi siamo pronti, DKB in maglia bianca, si schiera con numero 1 Flo Llorente, numero 2 Alice Nori, numero 3 Ilaria Bernardoni, numero 4 Anna Togliani. Team Up 2 in maglia rossa, Meriem Nasrawi, numero 1, numero 2 Giovanna Cela, numero 3 Sebil Zikalala. Numero 4, Anna Bernardoni. Perché siamo dei, cioè abbiamo una padronanza del mezzo incredibile, Diego. Hai ragione. Abbiamo un talento clamoroso, vedi Diego che è là, scrive. Perché i telecronisti stanno facendo la cronaca della partita su un bidone di immondizia? Perché è quello che siamo noi. No, è la adesso, nostra realtà. No, adesso mi sembra eccessivo. No, la verità è che siamo talmente umili che non vogliamo neanche occupare una scrivania in più. Perché siamo comunque veramente delle persone visionarie. Ci avevo pensato anch'io prima, che siamo sopra un bidone dell'umido. Beh, qualità. E beh, vetro, c'è di tutto dentro. C'è scritto solo vetro, ma ci hanno buttato anche dei bambini dentro. Adesso non dirlo così che siamo in diretta streaming. Vabbè. Cerca schiacciatasti a caso, partono musichette, robe, non lo so. Ormai è tutto un delirio. Ci siamo. DKB in maglia bianca, Team Up 2 in maglia rossa. Primo possesso di KB con Flo Llorente, si parte da qui, Bernardoni dentro ancora per Flo, cerca la partenza reverse, appoggia il vetro ma sbaglia, rimbalzo però di Bernardoni che scippa la palla, Togliani il piazzato, ancora rimbalzo bianco, Bernardoni esce col possesso, poi attacca al fondo, cerca spazio col piede perno, cerca la reversa, si prende il suo rimbalzo, la palla ancora per Flo, arriva al canestro 1-0. Azione infinita, adesso Nasrawi esce con la palla in mano, ce la, le lascia lo spazio centrale, ancora Nasrawi che fino in fondo la va a mettere per il pareggio. 1-1, Anna Togliani da 2, non va. Palla rossa. Bernardoni va fino in fondo, anche lei 2-1 per Team Up 2. Llorente per Togliani, rovesciato con la mano sinistra. Botta risposta tra le due squadre, ancora Nasrawi esce. Stessa azione di prima, questa volta Cela va a farle il blocco. Non ho capito se la rimessa sarà di Team Up o di DKB. Team Up. Qui Nasrawi va a ricevere palla per il check. Cerca il movimento, Cela. Ora spalle a canestro, grande difesa su di lei. Scadono i 12 secondi dell'azione. E quindi vittoria della difesa per DKB che riparte dal check centrale con Flo Llorente. Cambio invece, sale Alice Nori per il primo tocco di palla, si va da Togliani, prova a sfruttare il blocco, attacca al centro con spazio, lo scarico per Alice Nori che sbaglia là sotto. A rimbalzo Nasrawi che adesso esce fuori, attaccata da due avversarie che non riescono a portarle via palla. Guardie ladri,
Esatto, ancora Nasrawi dall'angolo, molto ben difesa. Esce Floy Llorente per Togliani, attacca al fondo, lo scarico, Alice Nori appoggia al vetro, 3-2 di KB. Check per team up, ancora Nasrawi pronta a ricevere, Cela a farle il blocco, passaggio sotto per Cela e appoggia Giovanna Cela. Di KB ora riprova ad attaccare con Alice Nore, partenza reverse, utilizzo del piede perno, maestoso direi, tre pari. Zigalala va a segnare. No, sì, no, non lo so, mi sono perso. Più uno. No. Cela tira in palo. Posizione incredibile. Questo è palo, dice si palo quando palla colpisce la struttura laterale del tabellone. 4-3 per chi attacca. Si riparte con DKB. Ilaria Bernardoni subisce il fallo di Giovanna Cela. Ancora possesso di KB. Bernardoni, il taglio di Flo Llorente che vuole giocarsela in post basso, appoggia al vetro. Ora Zicalala cede a Nasrawi che esce fuori, prova a farsi vedere con il movimento. Ancora Nasrawi entra da sola fino sotto, prende il suo stesso rimbalzo e segna il meno uno. 5-4 per chi attacca. Alice Nori va a subire fallo. Grande sportività in campo. 7 minuti 19 alla fine, 5-4 per chi attacca di KB sotto gli occhi di Angela Damoli, diciamo la coach di club in questo caso. Passo e tiro, movimento vecchio stile ma sempre funzionale. Bellissima questa giocata. Recupero di Nori sul più 2, dentro da Llorente in post basso, si fa vedere, si gira molto bene, più 3. Prova da fuori, due punti di Anna Bernardoni da ferma praticamente, non si era capito. Si erano fermate perché pensavano fosse stato chiamato un time out e poi non l'hanno chiamato. Leva libera, ha tirato, ha fatto canestro. Quindi canestro non valido, l'arbitro no, non ha buono. Non no, validato non buono. Il canestro. Ha fischiato giustamente, quindi. Non buono, 7-4, come se non fosse successo niente. Vabbè adesso Anna lo rifà, guarda. No, non è proprio così. Vabbè, ce l'avamo quasi. Nori fronteggia dal gomito, sbaglia. E poi Zigalala va a prendere il rimbalzo, esce fuori. Anticipo di Nori che cerca Floy Llorente di potenza e prepotenza. Sbaglia ma va a guadagnarsi un viaggio in lunetta. Sbaglia Flo, rimbalzo però è ancora per le ragazze del DKB. Si va ancora a cercare Llorente che attacca al fondo, tenuta da Nasrawi. Togliani, due secondi per tirare, deve inventare. Che scippo ragazzi della Bernardoni, che poi va a subire fallo. Che giocata difensiva da parte di Anna Bernardoni. Adesso si ripartirà a check per team up 2. Giovanna Cela riceve. Apre ancora per Anna Bernardoni, prova la penetrazione centrale, ottima difesa. Questa zingarata si definisce. 7-4 per chi attacca, Togliani con la finta, poi la partenza, vuole attaccare fino in fondo, niente da fare. Nasrawi a rimbalzo, cede fuori per Bernardoni, ancora Nasrawi, prova da ferma, solo secondo ferro. Rimbalzo per Ilaria Bernardoni che vuole attaccare il fondo con la mano sinistra virata, poi alza la parabola, ancora rimbalzo con la mancina Ilaria Bernardoni. Ora Cela da fuori, solo ferro. Rimbalzo lungo, fa uscire direttamente la palla Anna Togliani per il check
dalla quale ripartirà il possesso per DKB, avanti di 4 quando manca 5 e mezzo alla fine. Time out. Time out rosso. Si riparte con la palla di KB, Togliani, taglio di Nori che riceve in post basso, si prende poi la conclusione un po' scomoda, ma rimbalzo ancora per la Diana Togliani che va a inventare una conclusione in due a rimbalzo. Si riparte con check per il team up che è sotto di 4 punti a 5 minuti 19 secondi dal termine dell'incontro, questa finale del torneo Master, il campetto. Ora Nasrawi, ancora uno contro uno, grande inserimento e poi sbaglia per assurdo la cosa più semplice. Fatto una forse. Finta pazzesca, palla dentro sulla difesa di Cela, Nori subisce il fallo e andrà in lunetta. Sbaglia Nori, però il rimbalzo è ancora per DKB, ancora Nori ci riprova con la sua mancina, 9-4. Adesso Cela che esce fuori, palla in mano, cerca Bernardoni che non... Anticipo di Nori dentro, di tocco per Llorente, grande azione, 10-4. Ancora Bernardoni, prova a dare un po' di ritmo alle team up che sono un po' in confusione in questo momento, travolte un po' dall'ottimo momento... di KB che ancora ruba palla, che recupera palla con Llorente. Togliani sfrutta il blocco con spazio, arresto e tiro dalla media canestro, Gianna Togliani. Nasrawi esce, palla in mano, ce la si allarga 4. Da fuori prova solo primo ferro, era stata decisiva in semifinali e Nasrawi ancora. Togliani, stessa azione di prima, dentro per Nori, liberissima, va ad appoggiare comodamente al vetro, il 12-4. Stanno scappando le DKB, adesso Nasrawi cede a Bernardoni, ottima la difesa comunque di DKB, e c'è la sparacchia, perché stavano scadendo anche i 12 secondi. 3 minuti e 50, possesso DKB, avanti di 8. 4 possessi pieni di vantaggio, che a questo giochino sono tanti. Nori dal check, va da Ilaria Bernardoni, poi taglia, va a ricevere in post basso, vuole attaccare con la sua mano preferita, sbaglia il primo tentativo, ne ha un secondo perché prende il rimbalzo, subisce fallo e avrà un viaggio in lunetta. E attenzione anche ai falli, perché è il sesto fallo del team up. Segna Nori, 13-4. Zicalala va a rimbalzo, anzi va a prendere la palla dentro lo smile. Ora deve cedere perché ha già esaurito i passi. Furto di Anna Togliani, palla no look per Nori che fronteggia, poi sbaglia. Ora Zicalala va a prendere la palla, è in difficoltà, non sa chi servire. Riprende lei palla, cade con la palla in mano. Contesa. Bernardoni per Llorente,
Bernardoni ancora al consegnato, vuole andare sul fondo, il taglio di Nori viene servita alla grande, aiutata dal ferro, 14-4 più 10. Ancora Bernardoni, prova arresto e tiro, niente da fare oggi. Nori per Llorente, in controllo ora di KB, con un sacco di spazio Nori, stavolta non prende il ferro. Ma è Bernardoni a recuperare il rimbalzo, cede a Nasrawi, spalle a canestro, si fa largo, viene cambiata la sua marcatura, ancora Nasrawi, si ferma, arresto e tiro, niente da fare, grande la difficoltà nel trovare spazi per Team Up 2, per merito di una grandissima difesa di DKB. Assolutamente, 14-4, 2 e 36 da giocare. Llorente per Ilaria Bernardoni, ancora per Flo Llorente. Questa è proprio una pizza, gli è arrivata? Una pizza, sì, una pizza 4 stagioni. Viaggio in lunetta per Flo Llorente. Sbaglia il primo, avanti di 10 le ragazze del DKB. Segna il secondo, 15-4. Nasrawi esce, cerca di sfruttare il blocco di Cela, non c'è bisogno perché poi arriva il fallo da parte del Cenori. Si ripartirà con il check, pensate, soltanto due falli commessi da DKB, nonostante una difesa davvero, davvero prestante. E ancora Nasrawi, prova la penetrazione, niente da fare là sotto, grandissimo contenimento da parte dello Cenori, che si porta a casa anche il check. Llorente dal check, 2 minuti e 22, 15-4. Togliani dentro ancora da Flo, fallo di Nasrawi. Segna Llorente, 16-4 più 12, gara segnata. Perdoni, apre per Cela, trova sotto per Nasrawi, niente, non è neanche fortunata nella precisione. Togliani da due, non c'è, rimbalzone di Bernardoni che poi cerca il passaggio dietro la schiena ma trova l'opposizione di Cela, allora decide esco e tiro e faccio canestro. E allora si riparte con Bernardoni quando manca 1 minuto e 40 secondi al termine dell'incontro. Niente, niente, non va. Ancora Ilaria Bernardoni, di KB in surplus, arresto e tiro ancora, 19-4 di Ilaria Bernardoni. Nasrawi, un po' di sconforto da parte delle ragazze di Team Up 2, comprensibile, 19-4 il risultato. Altro errore da parte di Nasrawi. Togliani che esce e spara per chiuderla, corto, rimbalzo di Nasrawi, ormai si cammina in campo. Ancora 15. Ancora Nasrawi, prova a trovare spazio, si ferma, spalla canestro, scippato. Recupero di Flo, Togliani con spazio da due. Nasrawi a rimbalzo, si fa vedere, chiede palla dall'altra parte, Cela, non servita, e Bernardoni adesso, però la penetrazione, entra dentro, subisce fallo, andrà in lunetta con un libero. Togliani da due, la chiude qui, DKB vince il secondo master di fila, dopo Armana, Tortona, vince anche qui al campetto di Carbonara Ticino, e queste ragazze stanno già mettendo un segno su questa stagione estiva. E io ricordo le parole di Fanzo quando è arrivato a Tortona, ma sì, ho fatto una squadra, vediamo se arriviamo a domani. Cheat. E ora finale maschile.
Evolution contro Joinville. Che gioca in casa, maglia bianca, numero 1 Dario Gai, numero 2 Lorenzo Lovato, numero 3 Flavio Gai, numero 4 Daniele Pesenati. Pesenato, chiedo scusa, mi è sfuggito. Joinville, maglia rossa, con il numero 1 Henrik Reinert, numero 2 Leandro Silva, numero 3 Mateus Henry, numero 4 Mateus Parsiò. Ciao Teo. In palio una bella fetta. 2500 euro se non vado errato. Esatto. E il pass, attenzione, ah è lui, grande il ragazzo con la maglietta arancione e la bici arancione che ha commentato prima, grandissimo, grande, l'abbiamo trovato, sei un grande osservatore, comunque te lo dissi già a Tortona e continuo a sostenerlo in campo e fuori. Ah, e grazie al Boslello. Scusate, qualcuno ha visto Giorgio Chisonga? È sparito, è andato. È andato? È Ito. No, perché l'ho visto che broccolava la quarta ragazza. E poi è sparito, quindi avevo paura, insomma. Ci siamo ragazzi? Possiamo iniziare? No. Un secco no. Pese sì, pese c'è. Thank you.
Dai ragazzi, iniziamo, che voglio dire, si è fatta anche una certa, più che altro per non venire sbranati dalle zanzare, io lo dico per già, tutti. Già lo siamo. Guarda, guarda Fanzola com'è bello contento. Bello contento, 2 su 2 Fanzo. Ma scusami, il trofeo dell'MVP è una riproduzione di una zanzara gigante? Sì, non so se c'è, non credo, forse ci sono solo essere mangiati da una zanzara. Cioè, no, quello per il peggiore. Cioè, il peggiore in campo viene appeso crocifisso, spalmato d'olio in tutta la notte. Come Fantozzi. Nudo, ovviamente, in modo tale che possa essere divorato vivo dalle zanzare. O da Boslello con la pochette. Sbrindellato. Boss, mi fai paura veramente tanto. Tra l'altro con questo colorito Boslello che lascia presagire alcol a fiumi. No, no, non voglio vedere niente, Boslello. No, no, a posto così, grazie. A posto no, così. No, non voglio grazie, vedere boss. Nient'altro di quello che già vedo. Basta, basta, a posto. Posto, posto. A posto così, grazie. Come se avessi accettato. Cosa non era così però? Follia, cosa è successo? Follia, ma è impazzito completamente. La festa del Gap Rimini. Non sai cosa è successo. A lui ha 12 anni, anzi 17 più o meno. Me ne hanno dati 23 a Riccioni l'anno scorso. Andiamo. Si parte ragazzi, eh? Passiamo subito, che allarga per Silva. Si fa vedere dell'inserimento Reinert per Parziao che segna il primo punto di questa Taglio, finale. Va dentro la Pese, però sbagliata la misura del passaggio. Ancora uno scambio veloce, Parziao Silva, Parziao sotto il canestro, Silva che lotta a rimbalzo, Reinert. Tocco di Pese, palla bianca con Dario Gai che sfrutta il blocco, va dentro, lo scarico per Pese, alza la mano Pese, 1-1. E ancora Reinert esce fuori, palla in mano, cede a Parziao. Reinert si fa rivedere, palla dentro per Silva. Palla! Che assist di Parziao. E che smarcamento, Dario Gai va dentro, nonostante la fisicità dell'avversario, 2-2. Silva, ancora scambio per Parziao, si non può farci Dario. Niente. Giustamente, Dario Gai dice, prima che questo qua mi arrivi, prendo subito fallo. Non poteva fare altro, d'altronde. La differenza fisica è... Sarebbe stato un canestro sicuro, enorme. Ha fatto benissimo Dario Gai a commettere fallo. Adesso si riparte ancora Parziao, post basso per lui, guarda dove è il canestro. Riceve il contatto e poi cede al compagno Matteo Serri. Recupera Flavio, che è entrato adesso al posto di suo fratello. Lovato, attacca al fondo, poi l'ha virato. Lover sbaglia. Parziao prende il rimbalzo, esce... Palla in mano, subisce però il fallo da parte di Lovato. Le volte Lovato commette questi falli un po' per preso dal momento. La foga, uscita. La foga. Adesso si ripartirà Silva, palla in mano. Henry apre ancora per Reinert da fuori, la doppia del più due. Bomba del tedesco. Flavio. Non c'è blocco, posso andare dentro con spazio. Flavio Gai sbaglia, si prende il rimbalzo, la prende Dario che esce sul perimetro, il taglio di Lovato, gliela alza e arriva il layup con l'over. Reinert apre per Silva, ancora per Henry. Reinert, palla dentro per Silva, che giocata dei Joinville. Esce Lovato con la palla che l'aveva dichiarata prima, la layup. Flavio con spazio da 2 punti, non va, rimbalzo lungo per Lorenzo Lovato, da Rietto Gai, non va, rimbalzo rosso. Henry fuori per Silva, Silva che apre per Reinert, ancora arresto e tiro da fuori, altri 2 per il 7-3. Che partenza, time out sul 7-3. No, non è time, scusate, li ho visti tutti che andavano sulla banchina. No, è time out Barzo. Mi è piaciuto, è il mio time out, ho chiamato io time out. Beve Boslello e tu chiami cose a caso. Era per vedere se erano tutti attenti. Flavio con spazio da 2, c'è il tocco. Direi che ha toccato la palla. Che si l'ha anche dichiarato sportivamente Reinert. Esatto, esatto. Si riparte quindi col possesso per gli Evolution che sono sotto di 4. Fly
da due non va, va l'imbalzo Pese che la strappa ancora per Flavietto su una gamba, non va. Silva, grande rimbalzo, Parciao entra dentro, scarica fuori per Reinert, mette a posto i piedi e poi sbaglia però il tiro da due. Rimbalzo di Dario che nonostante tutto riesce a prendere possesso della palla nonostante l'altezza, palla dentro. Parciao! Con un mezzo fallo anche, ma va bene così. La riceve Pese sul perimetro, poi va dentro Fabio per Pese, 8-4. Reinert ancora per Parciao, arresto e tiro, sbaglia. Rimbalzo di Pese che va fuori per Dario sul meno 4 di Evolution. I palleggi di Dario Gai per Flavio che attacca il canestro, scarico per Pesenato, deve tirare allo scadere, non va. Reinert lotta a rimbalzo, il check sarà per i Joinville con Silva che è pronto a ricevere da Lovato, allarga per Henry, Henry prova a sfruttare il blocco di Silva, adesso scarica fuori per lui, tiro da due, solo Ferro ma rimbalza ancora Henry, di nuovo Silva, apre per Reinert, Silva un'altra volta di là, dallo stesso punto, questa volta è buono, più 6 Joinville. E questo è un bel macigno, a 6 minuti e mezzo, 3 possessi di vantaggio per i brasiliani. Ora possesso Evolution, Flavio lascia di tutti e va al ferro, meno 5. Grande inserimento questo di Fabio Gai, adesso ancora Silva, ha grosse difficoltà grazie alla bellissima difesa ad uscire, ma ancora Parciao. Troppo forti fisicamente, Lovato di potenza, al ferro, Lover, 11-6. Parciao da Silvia, ancora per Parciao, sbaglia, ma ancora Silva a rimbalzo, fuori per Henry, da due, primo ferro, Silva commette fallo nell'andare a rimbalzo, alza la mano. Se ne accusa subito, sì. Onesto. 11-6, 5 punti da recuperare, sono 2 possessi e mezzo. 6 minuti ancora, una vita. Pese. Per Flavio con le finte, lo lascia lì, poi attacca, appoggia il vetro, Fly. 11-7. Henry esce fuori. Scarica ora su Parciao. Prova da fuori, poi finta, inserimento. Arresto e tiro, grande canestro di Parciao. Finisce per terra Henry, è libero Flavio che va a cercare spazio da due, poi passa a suo fratello, rimbalzo lungo ancora per Darietto, 11 secondi per l'azione, attacca il ferro, sul fondo va a chiudere Dario, meno 4. Reinert esce fuori per Parciao, chiede calma ai suoi, calma e spazio, pronto a passare ad Henry sotto canestro, ma giustamente la differenza di centimetri di peso è effettivamente tanta. Sta facendo fatica l'Evolution, ma si sta battendo alla grande. E adesso si ripartirà con check per i Joinville in maglia rossa, squadra formata da brasiliani. Ed ora Reinert cede per Silva. Silva va a sfidare Lovato, che ruba palla. Furto. Per gli Evolution c'è anche il fallo. Fallo per i Joinville, possesso. Per Evolution si riparte da Dario Gai. Il consegnato tra Lover e Darietto che va dentro, si protegge. Ah, gran canestro di Dario. Che cuore Dario Gai. E adesso ancora Enrique Reinert. Contro Lovato, grande difesa di Lovato e Silva, che numero sotto canestro. Se ne va via così, Lover con spazio, va su con la mancina, devastante in penetrazione Lover, Lover che poi recupera e va dentro per la schiacciata, oh! Lorenzo Lovato. Di cattiveria, per esaltare la folla, il meno 2 degli Evolution. E adesso che partita, ancora. Che partita, Dario fa saltare per i 2 punti, Dario Gai da 2, pareggio quota 13. Ancora Silva, palla in mano, Henry. Che parziale, 6-0 di parziale Evolution. Deve tirare per forza Reinert, solo ferro, rimbalzo Lovato, rimbalzo Gai. Cerca la palla Silva, sarà ancora possesso Evolution con 8 secondi per attaccare.
e Pesa che dice piano, calma, usiamo i secondi che li abbiamo a disposizione. Stavolta il time out è vero. Però se vuoi puoi dire anche che non è che time out. Però è vero, è vero. Stavolta è vero. Otto secondi per l'attacco degli Evolution che ripartono dal centro con Daniele Pesenato. Esce Flavio, invece no, la palla finisce dentro a Lovato che è caldissimo, ancora un canestro di Lorenzo Lovato. Bollente oserei dire, adesso ancora Reinert prova ad allargare per Selva dalla parte opposta, sfrutta il blocco di Parseau che adesso riceve in post basso e... non riesce a controllare, quindi si ripartirà. Check Evolution. La partita di Lover devastante, commovente fino a questo momento, sia in attacco che in difesa. Si riparte da Fly. Chiama palla Lovato, ancora Guy. Prova ad attaccarlo, resta lì molto bene Silva, ma Flavio è più veloce, lo attacca in sospensione, rimbalzo di Pesenato, aiutato dal ferro, Pesenato più due. Ancora di più il cuore degli Evolution ed ora Parseau ancora in post basso, grande difesa di Lovato su di lui e gli porta via palla. Parziale di 8-0 per gli Evolution, la palla per Lover con spazio da due non va. A rimbalzo Parseau, deve uscire Henrik Reinert. Anticipo ancora di Lover. Ma è Silva a prendere ancora una palla sporca e poi giustamente va a spendere... fallo Flavio Guy per quello che sarebbe stato un canestro facile facile. Grande attenzione anche da questo punto di vista da parte degli Evolution, che non si stanno più facendo prendere dalla foga facendo falli stupidi, ma vanno a fare i falli giusti al momento giusto. Falla per Henry che apre per Reinert, ancora Parseau sotto canestro, aspetta l'inserimento di Henry che voleva il contatto. Schiaffo questo, eh. Ah, mi no, si è non... sentito schiaffo. Insomma, dire no forse è un po' eccessivo, mi viene da dire. Sentito schiaffo, bisogna capire se lo schiaffo è sulla mano, sulla palla, su tutte e due. Ah, è per quello, è il rumore, è fatta di pelle umana la palla, per quello se si sente quel rumore, scusami. Si riparte con i Joinville. Si ripartirà, Parseau. Apre per Henry, ancora Parseau, prova addirittura da fuori, ferro a rimbalzo, Reinert con la mano destra. Poi Pese di prepotenza, esce Flavio con la palla, i palleggi in mezzo alle gambe, il tiro su una gamba sola, non va, fallo rosso, quindi sarà possesso Evolution, attenzione anche al conteggio dei falli. Palla bianca, ora terzetto con i due piccoli per gli Evolution e Pese che parte in posizione centrale, vuole attaccare in uno contro uno, Pese sul centro con la mancina che non è la sua mano, Dario vola in cielo a prendere questo rimbalzo ma non riesce. E ora Parseau fuori per Silva, ancora Parseau, altra giocata fuori, Reinert finta, si sposta e con la mano destra morbida per il pareggio. Bye bye. E Flavio però risponde subito appoggiando al vetro. Ancora Reinert, palla dentro per arriva Parseau, scippato. Col furto, con scasso, Dario Guy da due va corto. Parseau va a rimbalzo, passa per Silva, ancora Parseau, subisce. Ancora un fallo intelligente, ancora una volta, di Flavio Guy. 16-15, 2-17, partita infinita. Possiamo anche farlo un applauso a tutti. È una super finale questa. Attenzione perché i ragazzi in maglia bianca, ovvero gli Evolution, sono a 6 falli di squadra. E chiamano timeout.
per prendere fiato e ragionare sul futuro immediato, imminente. Sui futuri 2 minuti 17 secondi che separano da la squadra che alzerà il trofeo di vincitrice di questo Master, il Campetto. Grande livello anche quest'anno. Che vale il pass, come sempre, per le finali nazionali di Cesenatico, ovviamente a patto, ma con queste squadre ormai lo sappiamo, che partecipino almeno a 3 tornei Master, ma fondamentalmente li hanno già fatti, quasi tutte. Quindi il pass è sarebbe assicurato. Siamo pronti a ripartire, facciamoglielo un altro grande applauso, ragazzi. 2 minuti e 17 secondi, non ci saranno più time out perché li hanno utilizzati entrambi. Quindi da qui si vola fino alla fine. Ancora Parciao che si rifugia con Henry. Grande difesa di Gai. Adesso ancora Parciao. Arresto e tiro. Proprio ressa sotto canestro. Finiscono tutti giù. Aia, brutta caduta sulla mano, attenzione. Caduto sulla mano. Matteus Henry. Un po' dolorante. Però si rialza senza... Se... Possiamo fare un applauso? Un applauso, sì, sì, bravi, esatto. Bravi. Un applauso a Matteus Henry. Sembra comunque niente di grave, fortunatamente. Non vorremmo perdere un protagonista in questa finale. E Dario che gli va anche a dire, Dario vorrebbe il premio fair play ma purtroppo non c'è, lo cercava in tutti i modi, te lo daremmo lo stesso ma purtroppo non ce l'abbiamo, sulla fiducia te lo diamo. È andato lì a dirgli, senti, se vuoi andare a berti una birra tranquillo offro io, gli ha detto, l'ho visto proprio chiaramente che gli diceva così, cioè vai adesso però, vai ora, te la offro io. Si riparte, Lovato con la difesa di Silva che gli mette pressione, Flavio si allarga sul lato sinistro, arresto e tiro, va corto, rimbalzo lungo, la prende Pese, 1.56 da giocare, chiama a sé Flavio con spazio, vediamo cosa sceglie di fare, l'ultimo tocco dovrebbe essere rosso, ultimo tocco rosso, quindi palla bianca, questa l'ho vista giusta. 3 secondi per il tiro degli Evolution, avanti di 1 a 1.50 dalla fine. Subito il tiro di Flavio da 2, va a rimbalzo Lovato ma non la prende. Porziao si rifugia da Reinert che prova da fuori, primo ferro. Rimbalzo di Lova che esce sul perimetro, uno contro uno di Lova che attacca, alza la parabola, non trova canestro, poi lotta a rimbalzo, palla bianca. Qui ci voleva l'instant replay per forza, questo era impossibile. Quasi, quasi, qua noi non avremmo mai potuta decidere. 16-15, 1.33 alla sirena finale, potrebbe anche non bastare il tempo regolamentare. Lova pressato da Silva, esce Dario che riceve, mette a posto i piedi, fa saltare Reinert, la rimette a posto i piedi, bomba di Darietto, più 3. Momento cruciale del match, e ora Parciao, un post basso su di lui. Pesenato, grande difesa ma grande attacco di Parciao per il meno 2. E qua è uno scontro tra titani, Dario in qualche modo per Pese, poi prova a tagliare ma Pese tira sulla testa di Parciao, 19-16. Ed ora Reinert si rifugia da Silva, sotto per Parciao, ancora 2 ferri, niente canestro però. Dario da 2, palo, rimbalzo di Pese che va a segnare il 20-16, 49 secondi. Parciao per Silva, grande difesa da parte di Lovato, pressing clamoroso, Parciao si ferma, tira, sbaglia! Rimbalzo di Pese, palla fuori per Lova, manca un punto agli Evolution per chiudere questa finale, fallo. Ne hanno 3, quindi non c'è bonus, sarà possesso Evolution. Rientra Flavio, esce Lova, applauditissimo, bacino anche di Flavio. Visto, l'ho visto. Dario, 10 secondi per l'attacco, prova a sfruttare il blocco, si butta dentro, ancora Dario che ha segnato dei canestri importantissimi, stavolta non segna l'ultimo, rimbalzo di Flavio, palla dietro la schiena, persa. Silva, prova da fuori, prende il primo ferro, va a rimbalzo, finisce ancora lui, Dario. Apre dall'altra parte per Reiner, prova da fuori, ancora ferro, ancora lui, riprova da 2. Ancora errore, 5 secondi al termine. 5 secondi, finisce qui,
il torneo del campetto 2023, lo vincono gli Evolution. Un grande applauso sia per i ragazzi che hanno vinto che anche ovviamente per i Joinville che hanno disputato una finale e un torneo pazzesco. Bravi raga, bravissimi tutti. Adesso chiediamo a... Bravi ragazzi. Abbiamo MVP, robe simili o no? Andre, abbiamo MVP. Le premiazioni, sì. Ilaria Bernardoni e Lovato. Lovato perché ha rimesso in piedi la partita. Okay. Come fare l'ordine? E donne, seconda donna, secondo uomo, seconda donna. Ah, ma c'era ancora Giorgio, pensavo fossi partito e invece ci sei. Quanto siete sudati però raga, fate veramente schifo. Siamo pronti per le premiazioni. E Giorgio che beve la birra come suo solito, alcolizzato. Ciao Lello. Ok. Partiremo con la seconda classificata del torneo femminile, poi a scalare primo, MVP e così anche per il maschile. Andiamo? Seconde classificate del torneo femminile del campetto 2023, Team Up 2!
Bravi ragazzi. Secondo posto a segno. Vai Mitch, partecipa, partecipa Mitch. Ci mancherebbe, Mitch, ci mancherebbe. Allora, complimenti, complimenti a Team Up 2. Brave ragazze. Un applauso ancora per le ragazze del Team Up, seconde classificate. Andiamo a premiare la prima squadra classificata, la vincitrice del torneo femminile. Loro sono le DKB. Per la seconda volta di fila, dopo ad Tortona, torneo Armana. Vincono anche qua. Congratulazioni ragazze. Cioè la chicca delle maglie Champions è veramente qualcosa di... Quest'anno è bella. Che fa volare, eh? Queste sono le chicche che ha Budri nel suo cassetto. Ogni anno ne tira fuori una di chicca. Cioè è veramente clamorosa sta roba. Ma che roba, va. Fa come le magliette delle squadre, no? Quelle che si preparano a vincere il campionato. Chi... Una cosa che a me piacerebbe sarebbe fare la collezione di quelle che non vinco. Tipo, quest'anno era quella io della Virtus. Io una ce l'ho, io una ce l'ho. Ho una maglietta della Germania Brescia con un 10, qua nell'anno in cui hanno vinto 9 vittorie consecutive. Vedi? E poi si sono fermati lì. È così. Brave ragazzi, un bel applauso alle DKB. Un applauso DKB che vincono ancora dopo Tortona. E ora andiamo a premiare la MVP del torneo femminile. Ragazze, non ve ne andate, perché la miglior giocatrice di questo torneo è, nonostante le mille volte in cui ho sbagliato a dire il suo nome, Ilaria Bernardoni. Ma non è che sbagli, Barza, che ci sono troppe R nel suo cognome. Esatto. È quello il problema. Oggi eravate in due, oggi era più facile perché me lo ricordavo. Una canotta della nazionale. Vabbè, vieni avanti, dovresti fare una foto. La faccio io, visto che ti chiamo col nome sbagliato. Brava Ila, congratulazioni. E adesso andiamo con le premiazioni del torneo maschile. Secondo posto al torneo, il campetto 2023 dal Brasile, Joinville. Hanno sempre l'asciugamano che stanno facendo pian piano firmare a tutti. È una cosa bellissima questa. Grandi ragazzi. È stato con noi praticamente in tutte le tappe. Si spostano, dormono in palestra, non so, si sa bene dove. Stanotte dormono qua. E poi si sposteranno a Marano Vicentino, dove settimana prossima saremo col prossimo Master. Ricordiamo le cose importanti. Bravi ragazzi, complimenti. Grande squadra, grande avversario per i primi classificati, a cui avvalora ancora di più la loro vittoria. Un grande applauso per Evolution! Arrivano già con le bottiglie di birra, cioè siamo già proprio... Partita finita da 4 minuti, grandissimi. Questo è il vero stile, Così si fa, ragazzi, bravi. Bravi, bravissimi. Non c'è birra dentro le sacche, mi dispiace. No, mi dispiace, lo so. Non volevo darvi false speranze, però non c'è birra. Bravi all'Evolution, che si guadagnano il pass per le finali nazionali di Cesenatico. Primo weekend di agosto.
grazie, grazie, grazie. Grazie. A Segnone. Tiralo 2005, su, bravo, 2005, esatto. 2005, facciamolo vedere. Ringraziamo ovviamente FIP e Master Group per tutta l'organizzazione. E adesso Dulcis in fondo. Bravo, mettetevi le magliette foto celebrative, con la maglia, ragazzi, foto giusto. Con la maglia, ovviamente, Champions. Maglie griffate, Andrea Budri. Secondo me c'è una firma dietro di Andrea Budri. Nell'etichetta hai messo una firma. Bravo. È quella che dà valore. Bravissimi, ragazzi, complimenti, un altro bel applauso agli Evolution. E Dulcis in fondo, MVP del torneo maschile. Per me è sempre un grande piacere, vi sorprenderò, perché non è chi ha deciso la partita, è colpa di Budri, non è chi ha deciso la partita, ma chi l'ha cambiata la partita. Io sono molto contento di questo premio in quanto ho un grande affetto per questa persona, che ce l'ho per tutti, ma con lui ho speciale, e soprattutto è diventato un profeta. Poi vi racconteremo anche questa. Lorenzo Lovato. Mi sono emozionato, Lova, ho un po' i brividi. Bravi tutti, quindi adesso dobbiamo solo chiudere con una valanga di ringraziamenti, ovviamente ad Andrea Budri, a tutto lo staff, alla mitica Rita, che oltre alle caramelle di questi tre giorni ha sopportato tutte le rotture di palle di tutti voi, perché siete dei rompipalle e non solo voi. Facciamo e a un tutto grande lo applauso staff. Anche a Marco Barzizza, la voce di tutto il torneo, di tutto il circuito, non di tutto il torneo. E a Mauro Dell'Oglio, che oggi ci ha...